è entrata abusiva. Ragazzi, ve l'ho detto, le persone nascono con due doti, i muscoli e il cervello, non c'è nessuna delle due. In tre anni ti posso andare a vedere le fiere? Sì, vuoi. Ma una cosa che non potrà mai avere la guardia di finanza è l'esperienza. Sarei veramente un coglione. Sono via nel cervello e gli ho detto no, guarda, non ci vengo perché... morta una persona, tra di allora, noi. Silenzio, silenzio. È morta una persona. Alex Mucci. Ma porca puttana! Turno. Sì, ha ucciso lui. Vaffanculo! Dai, cretino! Fammi fare il mio gioco! Mi voglio candidare! Ve lo meritate di aver perso, porco Dio! Non puoi parlare! Non puoi parlare durante il ballottaggio! Sono quattro partite che io non gioco! Quattro partite dove muore io! Vaffanculo! Io sono Davide Lorgente, non tu! Come fai a essere sicura dei cattivi, cazzo? Te lo dico io! Sei anche tu il vecente, sono due? No, io allora Davide il veggente perché io ho capito che Davide il veggente perché io ho capito che Davide è il veggente nel momento in cui ho letto ho un'informazione. Ma che vuol dire? Tutti il veggente Davide! Il veggente! Che cosa vuol dire? Ma che sei un ricredito? Abbassa la voce, testa di cazzo! Coglione! 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 È giorno, ci lascia. Posso avere la stretta per questo? Perché è sempre un'emozione. Alex Mucci, mi spiace io tantissimo. Dai, lasciami. Mettiamo una musichetta in posto. Già scazzatire. Abuso di spettro. Pat. Oddio. Amico, ho finito. Ci lasciano due persone. Ah, bene. Davide Marra. Ma stai sul serio? Sì. Ma che cazzo stai dire? Sì. Ma dai, ho sfacciolato. No, sono due persone, Alex Mucci e Davide Marra. Non è un troll. Ma che stai a dire? Non è un troll. È tutto ancora più divertente il fatto che Simone sia. Ma sei serio? Di 105. Ragazzi. Ciao Mazzoli, quanto state indietro? Voi non sapete. Guarda, io che peccato che ma veramente, guarda. Sei costretto tu a dirlo. Non puoi uccidermi, Davide. Allora, mo sta dicendo cazzate. Nel ballottaggio. Raga, succatemela. Sono felice di poter parlare nella ringa. Perché confermo che o meglio Sergio nel lupo. Il fatto che loro abbia votato Sergio, che come al solito non capisce un cazzo. A Paolo Chiavi! Ma che stai a fa? Ricordati che squali stanno arrivando! Hello! Close!
Shards. E benvenuti in questa nuova puntata di Liubus. Ciao ragazzi, come state? Tutto bene? Buonasera, in questo studio questa sera c'è un'allegria della Madonna. Un'allegria della Madonna. Un'allegria. Un'allegria. Fiammeggianti. Allora diamo il benvenuto al nostro incredibile nuovo ospite per la prima volta qui al Cerbero, Paolo Chiavetor. Ciao. Al microfono. Che dici? Avevo dentro, scusa, lo so che sto coso mi aveva preso un attimo. Bella. Come bella, stai? Bella, come stai? Che sei pronto a essere sbranato o a sbranare chiunque vuoi? Attacco qua le caviglie a Valeria, me lo magno proprio. No, è il lupus è qua. Grande, ah, mi raccomando, grande, Mick grande. Proprio attaccato alla bocca, no? Come quando vicino così, apposta. Come quando lo succhi, Paolo, capito? Quindi devo fare proprio il segno. No, vabbè, un attimo prima, diciamo, un'antichia. Va bene, un'antichia prima così, apposta. No, Alex, ma sembri è il mio microfono uscita da Matrix. È Trinity. Proprio una buona forma. Va bene. Allora, benvenuti a la nuova incredibile coppia di OnlyFans, Dexter e Valeria. Buonasera. Buonasera. Dillo. Allora, vai. Era un meme. Era un meme. Però siamo veramente su era OnlyFans. Era una burla. La vostra cara coppia, ci trovate! Oh. Se ci sono già i contenuti! Dovunque. Sono eccitato così. Benissimo, quindi possiamo come dire. No, vabbè, avete occhio già guadagnato qua che iscritto stasera. Grazie. Ma è successo. Però a spiegare. È successo il panico. È successo il panico. Ma diteci un attimo, perché oggi abbiamo visto un articolo di Dottor Commodore. Ma che l'abbiamo visto pure. Sappiamo che loro non capiscono un cazzo di base, cioè, compreso sì. Gianluca Silvano, proprio in primis. Vabbè, no? Proprio. E dicono: già chiuso. No, avete cambiato nome. Allora, noi in realtà volevamo memare un po' su questa cosa. Abbiamo detto: il nome fa ridere. Facciamo questa roba e vediamo che esce fuori. Non l'avevamo neanche pushato coi profili nostri. Era stato postato lì così. È schizzata questa cosa. È completamente andata fuori. Per rimanere in contesto, no? È completamente andata fuori controllo. Però, vabbè, alla fine. Adesso ci trovate con un nuovo nome. Cioè? La vostra cara coppia. Così ci sta, e rimaniamo sul brand. Sì, suo, certo, mi sembra esatto, giusto. Esatto. Perfetto, poi abbiamo ovviamente Sergio. Beh, tornato. Bella, raga. Livio Marcone, anche detto il king della risata. Yeah. Il principe della risata. Ricorderemo questa giornata come quella in cui hanno quasi arrestato Livio Marcone. Finalmente, sì, io sì. Sarei dire. Cioè, diciamo vabbè. Che sono partite 14 intro perché hanno rischiato grosso. Quando è che la legge prenderà una persona così criminosa? Io oserei dire. La fai sempre franca tu, eh? No, è il colpa della sua macchina che io ho detto la devi prendere e fiondare da un ponte perché non è possibile. Ogni volta succede qualcosa sta macchina, lo fermano i carabinieri, gli lanciano le pietre addosso. Cioè, adesso vogliamo dire, cioè, sono proprio. Poi, abitasse nel Bronx, no? Abita in un. Il prototipo di Ariano, non ho fatto niente. No, chi è che sospetterebbe mai di me? Nessuno. Però la macchina gialla invece è io a sì. Quanto pare attira i sospetti. Io sospetterei di Meliador. Cioè. Vabbè, la sottotrama è sempre quella, è colpa di Meliador. Vabbè, ovvio. Grazie Lorenzo, la prima volta che vi seguo su Twitch. Dai, dillo anche ai tuoi amici. Però c'hai la sub, quindi sei uno corretto, nel senso. Allora, poi abbiamo ovviamente il sottoscritto Meliador, Alex Mucci, Mr. Flame e Girge già in cabina di masteraggio. E dietro la macchina da presa non ce lo siamo mica scordato, Marco Chitano! Sei il mio preferito! Lo sai che ultimamente Marco sta entrando nel mirino dei villain. Il che è buono perché significa che. Sì, è paura cioè, a sì, che lo temono, capito? Un nuovo livello. E venerdì saranno cazzi tuoi, secondo me, Cioè, sarà una specie di Royal Rumble dei villain venerdì. Detto questo, tanti parola, nemici. Sì, tanti nemici. Parola a Meliador. Tanti nemici, parola a Meliador. Parola a Meliador, A proposito di Ariano, all'interno di questa stanza. Vabbè, oggi è così, dai. Allora, abbiamo due fazioni, i villici e i lupi. I lupi devono cercare di uccidere uno dopo l'altro, tutti quanti i villici per vincere la partita. Mentre invece
i villici devono cercare di giorno di capire chi sono i lupi ed eliminarli mettendoli alla gogna, ok? Allora, i lupi sono due ed hanno un aiutante. In questa partita l'aiutante, che sarà la carta dell'insinuo, è l'insinuo, ok? Che cosa fa l'insinuo? L'insinuo indica l'aiutante dei cattivi. Sì, sì, l'aiutante dei cattivi è l'insinuo. Lasciamo sempre la cosa che l'insinuo non vede i lupi, ma i lupi lo vedono. Allora, i lupi apriranno gli occhi per riconoscersi la prima notte, dopodiché l'insinuo alzerà il pollice rimanendo con gli occhi chiusi in modo tale che i lupi possano vedere chi è. Quindi i lupi conosceranno l'insinuo, ma l'insinuo non conoscerà i lupi, per far sì che non venga ucciso, ma ci siano dinamiche un po' dubbie durante il giorno. E l'insinuo cosa fa? Apre gli occhi per primo durante la notte, indica una persona, quella persona verrà vista come lupo dal veggente durante quella notte. Sono stufo di sentire la sua voce, non lo sopporto più. Ok? Che cosa fa il veggente? Il veggente aiuta invece i villici, chiederà a Giorgia ogni notte sempre il la ruolo solita storia di una persona. Non cambia dirà mai. Dirà di sì se è un lupo, di no se non è un lupo. Attenzione, perché se è stato indicato dall'insinuo anche se non è un lupo, Giorgia vi risponderà sì. Quindi l'insinuo vi avrà ingannato, insinuato. Il cavaliere è cangiante questa partita, quindi può salvare anche se stesso di notte, non può salvare due volte la stessa persona. Quindi il cavaliere, quando apre gli occhi, indicherà a Giorgia la persona da salvare. Quella persona non muore dai lupi se viene uccisa la stessa notte, però deve cambiare ogni turno. Può fare se stesso, Valeria se stesso ad esempio, ma non due volte la stessa persona. In ultimo abbiamo il giustiziere, gioca anche lui con i villici. Una volta a partita, Livio stai zitto, e indicherà una persona e la ucciderà. Morirà anche se difeso dal cavaliere. Quella persona ovviamente deve cercare di essere cattiva, perché gioca con i buoni. Poi bisogna vedere, perché poi se invece quell'idiota di Livio fa il giustiziere, infatti, ammazza il veggente. Io infatti e a riguardo proporrei una regola, okay. Che se la carta del giustiziere capita a Livio ci diamo la possibilità di rimescolare le carte. Non lo saprete mai. Ce lo deve dire lui, però. Non lo saprete mai. Alex, sei già nel mio mirino. Calla. Io devo fare una domanda a Paolo. Tu hai mai giocato a Lupus? E come no, certo. Col cazzo proprio. No, mai? Però lo conosco. Ok. Però non ci ho mai giocato. Ma per il momento è chiaro? È chiaro, okay, dai. Ok, ok. Vabbè, che diciamo che poi... Almeno sto con gli occhi chiusi. Com'è? Vabbè, segui, segui Giorgia. Poi Giorgia fa dei recap. Comunque ho visto qualche cosa. Giocandoci alla fine è più semplice. Va bene. Allora, va mascherina, va bene. Distribuzione assoluta. Ah, per chiudere gli occhi, sennò sgano. Esatto. Ottimo. Persone serie. Anche le mascherine abbiamo anche i cartellini, quindi. Allora Lorenzo dice: vogliamo venire anche io e la mia ragazza. Allora, accumulate punti rana. Pagateci. I punti rana servono. Ah, a proposito, Gianlu, lo sai che dovremmo fare? Questa è un'ottima idea. Come? Dovremmo mettere un ulteriore gol di punti rana, che non è né, scusate un attimo, biglietto gratis a evento, né ospitata, ma ospitata per Lupus, allora, che costa un po' meno. Convertiamo l'ospitata al in ospitata al Lupus. Con ospitata al Lupus, okay. E al massimo posso inserirne un'altra un po' minore con ospitata su Discord, perché sì, quella qua fisicamente, oh, grazie, in una live X è proprio la della più fuori contesto. Va bene. Se la sostituiamo con quella Lupus e va ci aggiungo benissimo quella di Discord. Ma no. Va benissimo. Dai, cosa? Grazie Ciri per le 5 punto esclamativo, esclamativo party per i biglietti. E guardate anche i gol di punti rana, ragazzi, perché se non erro a 5 milioni di punti rana avete accesso ad un biglietto gratuito anche per Bergamo volendo. Quindi in caso mandateci un'email con le prove e vi inseriamo in lista crediti. Mazza, sono bello grosso stasera. Peccato che non c'è Maggio. Gli avrei fatto un marranguro, porco due. Che gli dico, che te dico, che te dico fermete. Con pro 7 milioni di punti rana. No, non vale così. Questo è riciclaggio. Ma metteteli bassi, così vengono qua. Venite qua. Venite qua. Venite qua. Raga, mi manca una carta. Ancora non l'ho vista. Eccola. La mia è qua. Sergio, gliela può passare. Allora, leviamo la chat, quindi il primo round non guardano, poi decidiamo. Il sindaco c'è, lo spieghiamo dopo, con calma. Leva, sì, sì. Ci vediamo dopo, ragazzi. Qua levo pure il telefono. Leva. No, mi sta più. Ma
Gira pure il monitor, secondo me. Gira la ruota. Gira la ruota. Non lo vedi il monitor da qua? Mai visto. Vabbè, ma per leggere lì devi essere Legolas. Oh, io ci vedo. Sì, tu sì. Occhio de falco. Piu, piu. Ma tu sei giovane, Giorgio. Sono giovane, è vero. Per te. Guarda la piccola zoomer. Allora, silenzio, parola al master. Allora, amici. Brava! Amici della città di Chitanopoli. È tardi, avete sonno. Succedono cose strane ultimamente a Chitanopoli. Non so se ve ne siete resi conto. Ma c'è un piccolo insinuo che si aggira per la città, che può aprire gli occhi e farsi riconoscere da me. Bravo! Insinuo. Bene. Adesso può chiudere gli occhi, ma deve tenere il pollice alzato bene in vista. Perché apriranno gli occhi i lupetti, si riconosceranno e riconosceranno l'insinuo. Bene, chiudete gli occhi, insinuo abbassa il pollice, bene, che apra gli occhi il cavaliere, e che ricordo è cangiante questa partita, e richiuda gli occhi. Adesso li apre il veggente. Si faccia riconoscere. E li chiuda. E per ultimo, ma non per importanza, che li apre il giustiziere. Bene. E li chiuda. Ed è giorno! Allora, ragazzi, è morto Chitano, purtroppo, il sindaco. Bravo! Di Chitanopoli. Bravo! Quindi urge una nuova elezione del sindaco. Che cos'è il sindaco, oh! Paolo? Praticamente voi potete candidare. Se venite eletti sindaco, il vostro voto, quando si faranno le votazioni, sì, per buttare fuori le persone, varrà doppio. Bene. Finché siete vivi. Da morti varrà uno. Va bene. Io mi cambio, ragazzi. Quindi... Ma assolutamente anche io. Perché mi devono, anzi, aggiungerò questo. Mi candido pure io, a posto. Sì. Aggiungerò questo. Questa è la partita perfetta per me, sindaco. Ok. Mi candido anch'io. Ok. Bravo. Grazie. Quindi abbiamo Paolo, Livio, me e Gian. Giusto? Ok, si comincia a votare da Gianluca, uguale tanto. Vai, Paolo. Gian. Paolo. Davide. Gianluca. Davide. Davide. Buono, Livio. Davide. Paolo. Paolo. Davide. E vince Davide. Paolo, grazie Paolo, questa è la bellezza della democrazia. Davide è il nuovo sindaco. Grazie ragazzi. Di Chitanopoli. Una serie di successi politici incredibili quando sono sindaco io, quindi avete fatto bene. Pure un altro lavoro così. Vabbè, spieghiamo a Paolo, essenzialmente il giorno zero non abbiamo informazioni, salvo casi eccezionali, quindi andiamo di solito subito a dormire. Poi dopo la prima notte uno comincia un po' a speculare. Però se qualcuno vuole dire qualcosa, ovviamente. Meglio, già sta a dormire, si è stancato tanto a sta festa per festeggiare il nuovo sindaco. È una fatica, è una fatica, giustamente. È notte, amici, è notte, andate a dormire, belli stanchi. Il signor Marra va fatto fatica oggi, già va fatto fatica, quindi andate a dormire. Bene, bene, bene. Allora, ripeterò solo questa prima notte tutti i ruoli, così non potete avere dubbi alcuni. E poi, basta. Allora, che apra gli occhi l'insinuo. L'insinuo indicherà una persona e quella persona, se vista dal veggente, sarà vista come il lupo. Quindi l'insinuo può aprire gli occhi e indicarmi una persona. Bene. Può chiudere gli occhi. Possono aprirli i lupi. Ditemi pure, lupi, chi volete uccidere? Bene, chiudete pure gli occhi. Che li apra il veggente. Mi dica,
chi vuole guardare. Li chiuda. Che li apra il cavaliere, mi dica chi vuole proteggere. Li chiuda. E li apra il giustiziere, mi dica se vuole sparare. Bene. Chiudete tutti gli occhi e apriteli! Apriteli, gente, apriteli. Questa notte è successo un fattaccio, Marco. Ci lascia il nostro Meliador. Streak, signori, streak. Ci spiace tanto. Anche la scorsa volta. Sei stato tu, Livio. Vabbè, non di fila, però. Ok, allora, ragazzi, l'ho ucciso io, sono giusto, no, scherzo. Paolo, che ci dici? Perché hai ucciso Meliador? Al mic, se non si sente. È vero, non sono stato io. Okay. Non sono stato io, lo giuro. No, ho toccato. Quasi me fido, guarda. Dai, devi fidare per forza, dai. Ok. Mi dispiace non essere stato io. No, io penso solo sia, vabbè, in realtà è una giocata molto logica per quel che mi riguarda, perché abbiamo un Mar eletto, altamente probabile protetto da cavaliere, quindi un Meliador quasi succulento per un lupo che sa quello che sta facendo. E ci metto solo questa riflessione in mezzo e poi capiremo. Voi altri che avete da dire? Bah. Io non so che dire, perché alla fine può essere stato chiunque, cioè c'è poco da dire. Io, francamente, questa partita un po' il mood come la precedente, se ricordate. Gioco per cazzi miei. Ok. Sono un solitario. Bene. Fatevi guardare negli occhi voi altri. Exterone, che ci dici? La giocata è molto semplice. Ammazzi quello. Ammazzi Ergot. Potrebbe essere una meme di Livio. L'unica cosa, guarda, non mi voglio esporre per me. Sono buono, voglio esporre per Valeria. Secondo me, se Valeria fosse lupo, non avrebbe puntato a Meliador e né a Livio. Grazie Valeria. Che bella coppia. Grazie Valeria. Molto gentile. No, magari non sono morti gli altri più papabili perché sono cattivi. Perché secondo me avrebbe puntato a me. Quindi semplicemente questo. Ah. Magari tipo Alex è cattiva. Beh, per quello non è morta. Non fa una piega questo ragionamento, effettivamente. O lo stesso può valere per Marra. Marra ci sta che non... Doveva passare prima o poi il meme di Alex, uccisa sempre, no? Tanto faccio più comodo ai cattivi sempre. La mia presenza fa comodo, oramai non l'ho capito. Però non è un po' di allegria protetta, quindi perché ho smesso di giocare, ho detto prima a Davide, okay, smetterò di giocare come sempre perché oramai cosa ho detto prima di uscire? Che mi ami tantissimo. No, non ho detto no, hai detto giustamente vuoi cambiare stile di gioco, ma anche per il meta è corretto. Va bene ragazzi, io direi che si può votare se che informazioni vuoi? Quello che te posso dire io è banalmente che secondo me Alexina, Gianluca o te potreste essere cattivi nella mia testa. Vabbè, ma Livio è troppo Livio potrebbe essere troppo palese. Sì, però tanto questo gioco non vale mai. Sai qual è il fatto? Il fatto è che tanto uno dice no, ma lo uccidono, così fanno ricadere i sospetti su Livio. Solo che prima o poi sarà effettivamente vero. Però, cioè, le informazioni sono zero praticamente, raga. Che vedevo di vediamo. Guarda, vi giuro sulla mia vita che se fossi stato lupo avrei ucciso Alex. Ma questo non ti aiuta. Perché? Ma perché io? I giuramenti al lupo sono proprio la cosa insinua. Vi prego. Giuro su mia figlia che sono buono. Morisse mia figlia. Oppure come qualcuno, morisse mia madre. Perché io non ce la faccio più. Va bene, dai, allora vai. Stiamo demolendo pezzo per pezzo. Sta cedendo. Sì, e riprendo io le conseguenze a casa, capito come funziona, sì. Mannaggia la miseria. Vabbè, dai, votiamo a partire da Paolo, perché vai, prima abbiamo votato da Gian. Sto cattiva, stronzo. Vai.
Ma si vota solo senza aggiungere altro. Solo il nome, solo il nome. Sì, si droppa solo il name. Al mic. Valeria. Guarda te. Due poi. No. Uno. No, è vero perché è Davide. Sindaco è Marco. Uno. Melia. È morto. Sergio 1. Guardate, vorrei rivuotare, però no. Gianluca. Sergio. Gianluca 1. Gianluca. Sergio. Buttiamo una Alex. Alex. Gianluca. Alex. Quindi. Gianluca e Alex al ballottaggio. Aspetta, Gianluca, quanti ce n'ha? Due? Tre. 4 e 3. Ok. Sergio 2, quindi no. Valeria 1, quindi no. Ok. Alex e Gianluca. Alex. Sono villico. Ho un ruolo buono. Ok. Esatto. Non provo a difendermi altro perché cioè tanto vabbè. Dice che sono cattiva, allora sono cattiva. Sono villico. Vabbè, se non si fosse capito da prima, sono villico. Complimenti per il voto. Infatti, bravi. No, io con questo ho da dire, sono villico. Ok. Ragazzi, se non volete aggiungere altro, l'unica cosa che posso dire è che mi fa strano il voto così diretto di Meli, che proprio potesse essere, so, se ha qualche informazione, magari ricordo che c'è l'insinuo, ma non dico altro. Volete ammazzarmi, ammazzate. Bene, partiamo da Marra. Gianluca. Dai, votiamo per il meme, lo sappiamo. No, poi. Solo nome, ragazzi. Dai, Gianluca. 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 Gianluca uguale. Dico Gianluca. 7-0. Muove. Manca a Roma, Gianluca. Cioè. Signor Gianluca. Adesso mascherinatevi e andate a Ninna, che è tardi e avete molto sonno, ragazzi. Molto sonno. Molto sonno, già lo sapete, ragazzi. Già lo sapete. Allora, che apra gli occhi l'insinuo, mi dica, mi indichi chi vuole che venga visto lupo. Chiuda pure gli occhi. Che li aprano i lupi. Chi volete mangiare questa notte? Chiudete pure gli occhi. Che li apra il cavaliere. Mi dica chi vuole proteggere. Chiuda, li apre il veggente, mi dica chi vuole guardare. Li chiuda, li apre il giustiziere e mi dica se vuole sparare. Bene, chiuda gli occhi, aprite tutti gli occhi, amici, tutti quanti. E ragazzi, questa notte ci ha lasciato Serge. Amo, che ruolo c'hai? Ma sì, dai, cominciamo a tirar fuori un po' di ruoli, vediamo che esce fuori. Sicuro? Ma sai che c'è, che così andiamo avanti a caso. Se c'è un veggente io tirerei fuori. Tanto comunque già hai detto di avere un ruolo, quindi comunque c'è il mirino. Secondo me il veggente è morto.
Era Mary, dici? Mary che vede Alex insinuata o Alex cattiva? Non lo so. Cioè, no, in realtà è un'ipotesi questa, eh. Cioè, può essere pure che il veggente sta qua, però no, magari ancora non si sente che tirasse fuori. Se non è Sergio, il veggente esca fuori, altrimenti era Francesco. Guarda, Alforz. Credo che sia Meliodor per il semplice fatto che è andato diretto prima sì. su Alex. Alex potrebbe essere insinuata ed effettivamente potrebbe avere un ruolo buono, da buona. Ma quando c'è l'insinuo è sempre un casino. Però credo che il veggente sia. Vabbè, io direi che i ruoli possono uscire per quanto mi riguarda. Ma anche secondo me, diciamo che... Mo chiedo una cosa Alex, ma di base ci sta che lei venga indicata dall'insinuo, è probabile. Meriador non ha tentennato un secondo sul nome ed è per forza buono perché Morto di Notte ha fatto subito Alex, quindi o è cattiva o è stata insinuata. E... Sergio avevo qualche dubbio, quindi un po' io curioso. Io lo dico senza problemi, però ditemi voi. Io direi di uscirli tutti a questo punto, se ci siamo. Quindi al tre... Diciamo prima io, se avete un ruolo buono. Ok? Uno, due, tre. Io. Ok. Abbiamo tutti e tre i ruoli buoni, vivi in teoria. Un ruolo buono. E perché il veggente non si palesa? Aspetta, aspetta, aspetta. Ma abbiamo detto... È un ruolo... Beh, io lo dico qual è il mio, se volete. È un ruolino. Aspetta. Non ho capito. Allora... Io l'hanno detto, Valeria, Alex e Livio e anche Paolo. No, aspetta. Mick, parla al Mick. Aspetta, è un ruolo buonino. Il mio potrebbe anche essere un po' stronzo, però, non lo so. Un ruolino, vabbè. Ok. Allora, facciamo così. Al 3 adesso, no, vabbè, diciamo il nome del ruolo. Vabbè, io sono il cavaliere, raga. Ho detto al 3! 1, 2, 3! Ah, vabbè. Vabbè, comunque, che ruolo avete Valeria e Livio? Io voglio sentire. Io il villico. Ma amore, non hai capito? Sì, che è? Io avevo detto i ruoli buoni. Ah, i ruoli, pensavo i ruoli vabbè, tutti. Vabbè, quindi scusate. In teoria tornerebbe Paolo allora. Io sparerò a Valeria okay, questa tu notte. Tu sei giustiziere. Paolo, che ruolo ma sei? Ma perché non ha senso? Tirate fuori i ruoli, il ruolo villico. Ma che erano tutti io? Ma che vuol dire? Vabbè, ma cosa vuol dire? Ma sì, i buoni, i lupi stanno zitti. Vabbè. Tanto andiamo ad esclusione, con ma calma. Scusami, questo mi giustifica già come buona e fessa, perché sennò non avrei mai fatta sta cosa, cioè, dai. No, aspetta un attimo, fammi sentire Paolone. Sì. Vabbè, lo dico io. Io sono l'insinuo. No! Top! La sincerità prima. Buoni tutti! Buoni tutti! Silenzio! Allora, silenzio! Scusa, Paolo, chi ha indicato nelle prime due notti? No, lui gioca con i cattivi. Aspetta, lo dico. No, no, io gioco no, i cattivi. No, chi ha indicato? Lo faccio come del è importantissimo! Sì, tiro fuori è importante. Cardellini. Cosa? Io sto giocando. No, fermi un attimo. Vai. Dico una cosa sola. L'insinuo gioca con i cattivi. Mo Paolo, è la prima partita, ci può stare. A meno che non si tratti di un bluff, perché certo. Poi non è che mi capisce ad arginocchio Paolo, magari è lupo, però potrebbe essere, bravo. Potrebbe essere. Però, mo non chiediamo informazioni ulteriori. Come no? Chi ha indicato? Sì. Non lo devo dire? Sì. Guarda che lo dico. Vai. E dillo! È lui indicato. Sempre lui. No, aspetta, prima lui. E poi? E poi lei. Ok. Allora, questo è curioso per un motivo. Sì. Allora, no, Alex, aspetta, quindi buono. Chi hai difeso? Chi ha difeso tu? La notte te? La seconda me. Parla al mic. La seconda te? Sì. E aspettiamo il voto dei morti. Perché l'unica... Allora, intanto c'è un problema, che prima è stato votato troppo Gianluca. Quindi i cattivi ovviamente si sono accodati. E io sono buono, sono partiti da me i voti a Gianluca. Io ho votato Sergio. Tu hai votato... No, al ballottaggio dico. Al ballottaggio è Gianluca. Tu hai votato Gianluca, però come secondo che ci può stare, quindi non hai spostato molto... No, però aspetta, questo è importante, raga. Allora, io sto parlando del ballottaggio tra Alex e Gianluca. Io, da buono, ho votato Gianluca diretto perché lei aveva detto di avere un ruolo. Livio lo ha votato se fosse stato cattivo. O Alex è cattiva, però nell'ottica in cui... Gianluca fosse cattivo. Tu Davide avevi detto di avere un ruolo. Ma perché lei aveva detto che aveva un ruolo, cioè diciamo ci sta. Da te, che comincia ad avere tre...
tre voti Gianluca. No, io sono il giustiziere, moriranno due persone. Quindi... David, tu mi hai detto di avere un ruolo? Io no, io sono, hai detto hai fatto solo il banditore. Timer, timer, timer. Tanto, cioè, diciamo che sono rimasti Valeria, Dexter, il dubbio su Alex. Però se sei il cavaliere, Gianluca, sì, Gianluca, Livio, spara uno tra... Valeria, io sono villico. Anche tu sei, cioè, tu puoi io sono un villico. Sì, sì, basta, però niente di scagione. Ha suonato il timer, quindi tirerò una monetina. Votiamo a partire da Gianluca. Vai. Marra. Alex. Valerio. Alex. Alex. Luca. Due. Marra uno. Io uno. E uno Valeria. Mio a doppio puntato. Alex. Alex. Avete fatta fuori, poraccia? No, no, no. Tre Luca, quattro Alex, uno Marra, uno Valeria. No. No. Come state messi? È così, il ballottaggio. Ah, quindi andate in... Quattro Alex, uno io, tre Luca, uno Valeria. Vai io Marra, vai. Due, quindi vanno Alex e Luca. Alex e Luca al ballottaggio. Le dico anche una cosa per difenderti, Alex. Nel senso, dico. Io, raga, non No, io semplicemente ho votato Alex perché Meliodor l'ha votato due volte. Presumo sia il veggente. E mi attengo, mi fido di quello che ha detto Paolo. Ma potrebbe anche barare. Ed effettivamente essere il cavaliere Alex. Anche perché sono solo due i morti. Io sono solo un villico normale. Per me, mi potete buttare fuori. Io non capisco il voto di Meli, veramente, raga. Io ho detto subito il mio ruolo. Lui mi ha votato da subito. Cioè, nel senso, non è di peso neanche che io abbia detto il mio ruolo o meno. Lui alla prima giro mi ha votata quando è morto. Io sono il cavaliere, se volete ammazzarmi, ammazzatemi. Io la prossima notte... Io mi sacrifico volentieri. Ovviamente la prossima notte... Io non so, ho votato su chi ho il sospetto, la prossima notte proteggerò, non lo dico, perché sennò, se no mi ammazzate, fate voi, cioè, cazzo devo dire. Se non avete niente da aggiungere, io partirei da Paolo con i voti. Chi vuoi eliminare, Paolo? Luca o Alex? Alex. Alex. Sto sorrisetto. Lascio a Marra la patata bollente. Next. Ciao. Alex. Alex ci lascia questa notte. Ed è notte. Cioè, ci lascia questo giorno ed è notte, effettivamente, però. Andate a Ninna, amici, andate a Ninna. Belli di casa, che carini. Allora, che? Apra gli occhi l'insinuo, mi indichi chi vuole far vedere come lupo dal veggente. Chiuda pure gli occhi. Lupi, svegliatevi. Indicateci. Chi volete uccidere questa notte? Bene. Chiudete pure gli occhi. Che li apra il cavaliere, mi dica. Chi vuole proteggere? Bene.
li apra il veggente, mi dica chi vuole guardare. Bene. Li apra il giustiziere e mi dica se vuole sparare e a chi. Li chiuda. Ed è giorno. Che notte, signori. Questa è una notte proprio... una strage. Infuocata. Proprio una notte, regà. Sono morte due persone. Due. Divide Mara e Valeria. E quindi la partita finisce raga, qui. Però, porco Dio di scam. Cioè, ma porco Dio, ma puoi dire che sei l'insino? Dio cane della Madonna. Infatti, cioè. Cioè, ma che cazzo è? Allora, guarda, 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 indicato, ma è uno scambio di partita. Allora, non si gioca così. I cioè, lupi dai. Erano Alex vabbè, e Valeria. No, non si gioca, ma è umano, non c'è pro... lupi, cioè. Però non aspetta, cioè, aspetta, 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 no. È la prima volta no. Che gioca. Vabbè, ragazzi, può capitare. Può capitare. Però poteva fare una giocata della Madonna. No, poteva fare una giocata della Madonna se tu non fossi stato il lupo. Cioè, io già quando gioco con lupo ma io non sono il veggente. Ah, no. Attenzione! Esatto. Io sono il cavaliere. Quindi a me non cambia posso niente. Dire quello Alex, no. Visto come era andata la partita, sono dispiaciuto ragazzi, pure io. No, perché ragazzi, proprio no, dovevate si, perdere cioè, da Villa. No, sì, ragazzi. Sì, già. Ragazzi, io gioco da lupo ed è impossibile per me giocare da lupo. Perdere, se poi dai, l'unico alleato che ho mi gioca contro, porca allora, troia. Magari non potevo, potevo fare altrimenti, cazzo. Tu, ma porca troia, basta, non potevo fare altrimenti. Basta, ragazzi. Basta, prendiamo pubblicità. Spot del palco. Io mi ordino NordVPN. Perché non mi fai fare un salto, una comparsa in un evento dove già c'è gente, non per me? Proprio su questo volevamo farti una proposta. Noi facciamo un evento dove ci piacerebbe invitarvi per farvi suonare qualcosa sul palco. È un evento dal vivo, quindi ci piacerebbe avervi. Ti ringrazio per avermi chiesto questa cosa, per me è un onore. Allora, recap ragazzi, dei ruoli. Prego, bene. Giorgia. Allora, l'insino era Paolo, i lupi erano Alex e Valeria, il cavaliere era Meliador, non era il veggente. No, raga, ma io aspettate. Aspetta io non un attimo, palla finì. Il veggente era Sergio, giustiziere e Alivio. Vai, Alex, ora puoi parlare. Ciao. Io non ce l'ho con Paolo, io ce l'ho con gli altri che non hanno chiamato scam la partita. Cioè, non è giusto. Cioè, se l'unico aiuto che c'hanno i lupi... va contro i lupi, come cazzo giochiamo? Poteva essere anche un bluff, ma ti dico la verità, lo sai che per un attimo... succede, lo sai che c'è no, pure a me. Io non ce l'ho con lui, la prima volta che gioca, ce l'ho con gli altri, mica no, con devo lui. Dire una cosa che però, devo dire. Per un attimo... ma taci il cazzo, taci! In realtà ci ho pensato una certa, perché tornavano i conti. Poteva bluffare. Certo. Se effettivamente era il lupo e bluffava lui, in realtà ci poteva inculare tranquillamente, perché magari Livio sparava... No, sparava, raga, non è un gioco, sparava perché Valeria, è impossibile giocare come il lupo, cioè... Sparava a Valeria o a Luca... e poi magari rimaneva lui lupo e sa, poteva cavare tranquillamente da insino o lasciavamo vivo. In realtà no, non è scam. Io per quello poi ho stoppato Livio. Non è scam. Io ho stoppato Livio apposta. Poteva essere un bluff, fidati. No, non poteva essere un bluff, raga. Ma si vedeva che è la prima partita. Cioè, si vedeva che lui l'ha detto con genuinità. In realtà poi a te t'avevo scoperto perché. Sì, vabbè, cazzo, Davide. Pure tu, Valè. Che lui ti dice che spara a te la prossima notte ammazzi me. Adesso cioè... ti spiego perché. Ma io non pensavo, pure io pensavo che lui. Che era lupo, io non pensavo che lui confermasse il fatto che sparava a me. Pensavo, e io ero sicura comunque... che lui fosse il cavaliere. Quindi, se non avessi votato te, mi sarei messa nella merda. È la seconda volta che una partita viene scammata a metà. Ogni volta che sono il lupo succede e nessuno chiama scamma partita. In realtà, dal mio punto di vista, che ovviamente io so di essere cavaliere, io pensavo che fosse Luca il lupo, perché Sergio, che per me era l'unico veggente possibile, aveva votato te. Perché il veggente non è vivo, non può essere Gianluca. Io non lo so, non so che Sergio è il veggente. Quindi ho visto Sergio votare Luca e quindi io pensavo che insieme ad Alex il lupo fosse Luca, anche perché io ho detto sicuramente sono buoni tutti quelli che al primo turno insieme a me hanno votato Alex, ovvero solo Davide. Quindi sapevo che Davide era buono. Lui si era dichiarato buono, c'era il dubbio tra voi due. Ma io fossi stato in Livia avrei sparato a Luca in realtà, No, non per il io voto di Sergio. Mi risparassi. Sì, no, infatti. Cioè. Io pure sono stato sorpreso che ti abbia sparato comunque a te.
Vabbè, io se però ho fatto io bene. Se rigioco come lupo, siccome mi stressa troppo, perché tanto è impossibile per me giocare come lupo, io chiamo Scam alla partita e dico che sono il lupo. No. Così, visto, sì, così visto che gli Scam non vengono bloccati, scampo però, le partite. Però, Alex, così, così vuol dire che tutte le partite che giochiamo, Alex, tu sei buona. Se fosse capitato a qualcun altro, avreste stoppato la partita. No, cioè, no, no, attenzione. Si vedeva che era genuino. In realtà, c'è un hidden Scam. Se tu mandiamo tutte le partite in cui sei cattiva, quando giochiamo, sei sempre buona. No. Quindi sono da mandare a monte pure quelle. Manda a monte pure quello. Vabbè, allora, per i ruoli mettiamo illusionista al okay, posto sì. dell'insinuo. Allora, mettiamo illusionista e il cavaliere diventa normale. Okay. Allora, allora, per speriamo, Paolo. Speriamo. Allora, Paolo, adesso... non ti preoccupare, lei sì, è sempre sì, così. Ciao, ciao. Ma non ce l'ho con lui! Non ce l'ho! No, tu non lo sapevi. No, no, infatti. Sì, ma se, se sei un cattivo di solito. Vabbè, non ma la prima partita, sì, ragazzi. Sì, ma non su. Ce l'ho con lui! Ce l'ho con voi, porca troia! Perché la partita è uno Scam per vabbè, me. Ma è andata alla grande. No, è andata ma un io, cazzo. Ma io ho fatto il lupo coppela che ammazzava i compagni nostri. Cioè, capirai. Senti, cioè, Marco. Io ho ucciso il cavaliere cioè, da sì, giustiziere. Se, io, cioè, se, fosse, se avesse avuto lo, la puzza del, del blef ci stava, ma... Lui ha io l'ho pensato ruolo... No, non è un roblef. No, l'ha detto, no, l'ha detto quando ha detto che c'è te, un ruolo buonino. Ma può essere uno Scam? Io l'ho pensato sì, vabbè, Davide, io vaffanculo. L'ho pensato. Le cazzate. L'ho pensato, se fosse successo te, avremmo chiamato tutti Scam. L'ho però pensato. Siccome sono io il lupo, allora non continuiamo. Non è vero, neanche se fosse successo a Mar, no. Cioè, ma è successo pure a me, bene, me okay. Ricordo me, ricordo chi era però... Ma comunque sarebbe andato lo stesso così. No, ho capito. Ma io mi ricordo un cazzo così. Ma io mi ricordo quando la Sagna ha detto che è il cavaliere. La cosa più ingiusta è chiedergli che cazzo c'è indicato, allora alla fine ma l'ho stoppato è la mia, no pela la medium chiesto, l'ho stoppato, io ho detto lo devo dire, tu hai detto di sì, pela medium stoppato. L'unica difesa che avevo io era dire che mi avevano insinuato, me l'avete scammata, allora andatevene a fare in culo. Va bene dai, adesso l'ho tirato fuori adesso. Allora, allora ragazzi, allora, il cavaliere, il cavaliere adesso ragazzi, occhio. Il cavaliere adesso può difendere anche tutti i turni la stessa persona, ma non può mai difendere se stesso. Quindi da cavaliere non vi potete salvare da soli. Potete salvare soltanto gli altri, anche tutti i turni la stessa persona se vi gira così. Al posto dell'insinuo, e la carta rimane quella, c'è l'illusionista, che è un altro ruolo che aiuta i cattivi, ma fa un'altra cosa. Un ruolo buonino. Buonino. È un ruolino, mezzo ruolo. E... apre gli occhi la notte, indica una persona, quella persona non può usare il suo potere quel turno, ok? Quindi se indicate il veggente non può guardare nessuno, il cavaliere non può salvare nessuno, il giustiziere non può uccidere nessuno, il lupo, se indicato un lupo ed è rimasto solo un lupo, non ucciderà nessuno. Se anche più volte a questa persona, anche sì, più volte a questa anche persona. Anche la stessa per tutta la partita. Andate a fare in culo, cioè più dite non di non rosicare più rosico, l'avete capito? Cioè. Vabbè, ma dillo senza okay. rosicare. No, Davide, cioè, che cazzo, non voglio, ma no, non voglio essere il lupo, perché per me è impossibile, cioè, è impossibile. Dai, per basta, partito, è un gioco, finire. È un gioco, no, è un gioco. Come disse un no, grande no, filosofo. È ufficiale che è la mia ultima serata al lupo. Oh, come disse. No, allora, lo dico. Come disse un grande filosofo, come te incazzi te scazzi. È l'ultima sera che vengo, raga. Su, che no, palle, perché, ma grazie. Troia, è giusto che la partita va scammata. Grazie, così, Bubu. Cioè. Allora, detto allora, questo, no, dai, l'ultima cosa, il veggente, il veggente vede l'illusionista come il lupo. Quindi se indica, se da veggente indicate l'illusionista, vi verrà detto di sì da Giorgia. Ok? È importante questa cosa. Quindi quando vedete un sì in questa partita, può essere sia il lupo sia l'illusionista. Ok. Curioso, la distribuzione molto delle curioso. Cards. Quindi se sei lupo devi dire subito. No. Non provo. Appena prendi la carta, sono lupo. No, vabbè, Paolo, mo, allora ti spiego un po' più easy. Vai. In generale, se tu c'è un ruolo cattivo, speriamo che Alex sia il lupo. Sì. Tu devi cercare sì, di salvaguardare i lupi. E dichiarando di insinuo. Però non sai chi sono sti lupi. È vero, puoi bleffare. Però, diciamo che se non bleffi, metti ancora più in difficoltà i lupi, capito? Va bene. Quindi tu, se sei illusionista, se sei insinuo, se sei un ruolo cattivo che non sia lupo, devi cercare sempre di salvaguardare i lupi, magari anche alle brutte, facendo ricadere la colpa su di te, in modo che i lupi addossano la colpa a te e si salvano, perché la partita finisce. La partita finisce. Grazie. Cento sub, terzo round, ragazzi. Finisce se i lupi sono morti. Bubu. Pure se tu sei vivo. Bubu, grazie. Se i lupi muoiono, tu perdi.
Quindi tu anche con il corso della tua vita devi tenere i lupi vivi. Ok, però scusami, tu i lupi grande vivi, bubu di MasterChef. Tu non sai chi sono i lupi? Però lo puoi dedurre, il gioco è quello. Ok, vabbè. Però ovviamente tu non lo sapevi, infatti tu continuavi a indicare Valeria, pur se Valeria era effettivamente lupo. Ero quasi convinto da come parlava, però... No, no, certo, è giusto. Però per dire che non lo devi mai tirar fuori il ruolo cattivo. Sì. A meno che non lo fai intendere, così fai pensare magari sta bluffando ed è il lupo lui. Però in generale considera queste cose per le prossime partite. Va bene. Dai, è top. Allora, amici, chiudete gli occhi. Oh, no. Grazie. Grazie, yes. Grazie per i sub. Spec Jaro. Grazie, Spec. Es noce, noce bonita. È la noce viva. E viva la I lingus. I lingus. È bellissimo, raga, sta foto è veramente stupenda. La noce in Chitanopoli. La noce è scaliente. La noce è scaliente. A chi in Chitanopoli? Siete tutti dormienti? Se mosso dormientos, perfetto. Sento tutto un pelo. Tutto un... Vabbè, dagli edreni. Allora, che l'illusionista apra gli occhi e si faccia riconoscere a me. Ricordo la carta era quella dell'insinuo. Illusionista con la carta dell'insinuo. Fatti vedere da me, per piacere. Bravo. La carta dell'insinuo. Beh, l'altro tema illusionista. È il mio preferito. Preferito. Ragazzi, la carta c'era. La carta era quella dell'insieme. Ok, ok. Allora, chiuda pure gli occhi, l'illusionista, e tenga alzato il dito. Medio. Quello che vuole. Dito medio. Io direi l'alluce, però vabbè. Allora, che adesso aprono gli occhi i lupacchiotti. Si riconoscano tra di loro. E riconoscano anche l'illusionista. Chiudano pure gli occhi, carini carini. Adesso, che tutti ancora dormono profondamente, apra gli occhi il cavaliere, che questa volta, ricordo, non è cangiante. Bene, li chiuda. E li apra il veggente. Benissimo. Li chiuda. Li apra il giustiziere. Perfetto. E li chiuda. Ed è Giorno. È George. Povero Marco. Che carino, Marco non vuole fare meta. Il terrore. Marco non vuole fare meta, ma purtroppo è morto. Ci hai provato, Marco. Hanno assalito mentre è rimasto fermo una notte, capito? È rimasto fermo. Esatto. Nella foresta. Sul passaggio, il sottopassaggio. Allora, ragazzi, vi dico una bella cosa. Non mi candido questa volta. Così uno dirà, ma allora sei lui. Me candido io. Forse la cosa vi anch'io. Prego, cioè, no, lo dico perché però vi prego. Voglio cioè, meno eccolo. Prendere fatemi, le redini. Voglio fatemi capire. Fare. Candidate Paolo. Fatemi capire Paolo, che mi volete Paolo. Bene un mio punto su Paolo. Me candido. Vai. Me candido quanti sei? Due? Allora, aspetta, io Sergio pure io me candido. Paolo, Gianluca. Allora no. Allora alzate no, bene in alto le mani. Allora non me candido. Gianluca, Livio, Serge e Paolo pure, quindi? Gianluca, Livio, Serge e Paolo. Ok. E partiamo questa volta a votare da Paolo. Ma voto da solo. Vai, giusto. Un posso. Voto a Paolo. Paolo. L'abbiamo Paolo. Smaliziato, vedi? Tre voti a Paolo, poi Serge. Serge. Gianluca. Liv. Sono un po' di scamma questo. Gianluca. Gianluca. Gianluca a due. Gianluca, tre Paolo. Sì. Io voto Sergio a sabotto. Sergio. Anch'io voto Sergio. Sergio. Ah, ma tu ricandidato. Sergio due voti.
anche Melia, Alex, Livio. No, tre punti. Livio. Grazie, Alex. No, due. Ah, lo abbiamo votato solo io. Livio 1, Jean-Luc, Sergio. Quindi, no, ballottaggio. 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 Paolo. Vai. Di perché vuoi diventare sindaco. Pure tre voti avevi. Sì, sì, sì. Tutti e tre al ballottaggio, c'è solo Livio. Io garantisco un futuro florido. State a parlare insieme. Ho ricambiato il voto, io sono stato un politico reale. Pure se si è aggiunto sto ballottaggio, sono dovuto stare. Sono dovuto essere onesto. Apprezzo, apprezzo. Perché mi devo votare? Perché sono bello. Allora sì. Io voto Paolo. Hai visto? Serge e Gianlu. Io garantisco un florido futuro a questo villaggio. Sono disposto a sacrificare la mia stessa vita per la sopravvivenza della moltitudine. Sicuramente. No, nel ballottaggio i sindaci stessi non si possono più votare, dico. Certo. Nel ballottaggio non si può votare se stessi. Ho tutto da dare e nulla da dire. Io vorrei giocare, non vorrei che la partita va come prima, perché francamente vorrei un minimo giocare anch'io. Questo. No, ero villico davvero. Alex, ero villico. Ok, allora partiamo a votare questa volta da Alex e ovviamente i candidati non possono votare. Sergio. Gianluca. No, vabbè, Gianluca. Quanti state? 3-2. Paolo, non puoi vincere più. No, Gianluca. Altro ballottaggio. Altro ballottaggio. Vai, Luca, vai. Non può votare lui. No, ah, okay. Adesso però sì, perché ci avete mandato al ballottaggio a me e Sergio, votate. Quindi mo si riparte da Paolo. Gianluca 1. Gianluca 2. Gianluca 3. Gianluca 4. Sergio. Sì, Sergio. Sergio. Sergio, quindi Gianluca vince 4-3. Grazie, vabbè, una sudata. Il sindaco di Chitanopoli, la vera democrazia. Chiedo la protezione del cavaliere. Chiedere la protezione, decide di mandarvi tutti a letto presto quest'oggi, perché domani sarà una lunga giornata. Vi mette subito a lavorare il nuovo sindaco qua. A lavorare. Poi dove? Non si dice. Allora, dormite tutti. Che l'illusionista apra gli occhi e mi indichi una persona che non vuole che eserciti il suo ruolo questa notte. Chiuda pure gli occhi. Che li aprano i lupi. Mi dicono chi vogliono trucidare. Bene, chiudete pure gli occhi. Che li apra il cavaliere. Mi dica chi. Non cangiante, quindi non può proteggere se stesso. Chi vuole proteggere? Li chiuda. Li apra il veggente. Mi dica chi vuole guardare. Li riapre il veggente. Li chiuda. Li apra il giustiziere. Mi dica chi vuole sparare. Se vuole sparare.
Bene, chiuda gli occhi. Ed è giorno. Madonna, raga, questa notte è stata dura. È stata dura, ma ce l'abbiamo fatta. E ci lascia Marra. Viva la libertà. Raga, il primo commento che volevo fare in questa giornata, e forse per ora mi incolpa, ho detto: certo, Marra tendenzialmente bersagliato, ok? Quindi l'unica cosa buona del fatto che si candida sempre sindaco è più o meno il sindaco il primo round non lo uccidi perché viene protetto, cose del genere. Quindi ho detto: sicuro lo seccano, 100% lo seccano. Ci ho messo la croce sopra. Io mi spiace un po' per Marra, ma in realtà sento questo profumo di vita che mi mancava da un sacco di tempo e non posso nascondere la mia felicità. Capisci come ci si sente adesso? Io me l'aspettavo, perché la non candidatura mi aveva dato inizialmente quel dubbio, dico chissà, però non mi aspettavo che sarebbe morto, perché poteva essere anche un papabile, come posso dire, protetto dal cavaliere. No, poteva far sì, essere da scudo a eventuali lupi, no? Il fatto che non si candidava, cioè poteva essere una buona carta. Quindi mi ha stunnato conto, il fatto che sia morto. Si è reso conto che era un passo dalla morte sta turno, e quindi ha cercato di essere il più low profile possibile. Eroe silenzioso. Io spero non abbia un ruolo buono. La mia ipotesi è che ce l'abbia, se devo essere un sincero. Intanto la che cosa farfugliare là? Roba di gioco oppure è roba di scupacazzi vostri? Se roba di gioco qua veramente. No. Lupo e lupo. Sempre il gioco è. Lupo e lupo. Dipende che gioco. Oppure è il lupo che vuole incaprettarla. Diciamo questo. Sei lupo, Dexter. Cioè, in questo caso sì. Allora, io sono curioso di una cosa. Visto che ci sono due fazioni, diciamo, abbastanza schierate durante le politiche, i fan di Gianluca, c'è qualcuno effettivamente votava su delle basi solide oppure era per principio? Io inizialmente sì, ho votato Paolo e poi ho cambiato il voto per Gianluca perché mi ha convinta, mi ha intenerita. Okay. Io ho delle basi pseudo solide. Dici che uno di loro solide deve essere il lupo? Intanto Gianluca mi ha dato una bella impressione perché mi ha fatto una bella faccia. Bell'uomo. Primo. Secondo, perché io sono abbastanza convinto che Paolo ci abbia un altro ruolino, perché ci ha messo veramente una cifra la sì, sera. Ruolino. che non usciva. Aspetta, questo cosa diventa un bene. Forse Paolo, non votare Paolo. Forse ho capito perché ho fatto caso pure a una cosa, no? Però diciamo che non volevo essere così. Vabbè, fammo che ci siamo capiti. Famo che se siamo capiti. Detto questo, comunque sia, in realtà paradossalmente il ruolino, anche conoscendolo, ci metti in una situazione strana. Perché che fai? Perdi un turno a ammazzarlo. Secondo me, lo lasci vivo. Secondo me s'ammazza. Il ruolino alla gogna. Tagliatele la testa. Beh, io almeno posso dire di essere nella squadra politica di quello che è stato votato da un morto, almeno da un morto buono. Ah, quindi sì, sono morto, tendenzialmente è meno probabile che sia stato votato da lupi, mettiamola così. Sgamai il ruolino ci può consentire di giocare più quel lato scoperti, di effettivamente non è così inutile ammazzare il ruolino, perché metti caso uno può fare un'operazione, stai con quello che ti blocca, non quindi abbiamo ammazzare dati. Subito il ruolino sì, poi posto che effettivamente queste lucubrazioni sono giuste. No, io sto in generale riguardo il fatto della caccia al coso, l'insino, come cazzo si chiama, sto di sì. di ucciderlo a priori da chi esso sia, perché non... E Alex, che ne pensi? Non ha niente da dire, Alex. Eccoci. Insomma. 55 secondi. Queste sono le partite che Alex vince in scioltezza cattivo, però io credo sia buona. Sì, voglio... Dai, a questo punto, se vogliamo seguire una strategia, abbiamo... Cioè, qualcuno ha dei sospetti su un lupo? Ah, su un lupo no, mi chiedi troppo. Però se devo buttare a caso, direi che quel divanetto là. Però effettivamente non voglio credere che Gianluca sia cattivo. Cioè non mi ha dato l'impressione di cattivo. Però al contempo, se devo pensare che in ogni votazione tendenzialmente
i lupi sono coordinati nel votare uno e io so di non essere quello che sarebbe votato dai lupi, mi viene da pensare che gli altri tre che hanno votato in gruppo, guarda, due dei tre, ve la butto così, però, ragazzi, esco un attimo. Cioè, la butto così. Sicuro, perché? Perché sì. Amore, non ti fanno parlare. Valeria può parlare se vuole, che non ha detto niente. E anche Paolo, che non ha detto niente. E gli altri hanno parlato. A me non mi piace molto questo discorso del gruppetto, perché io l'ho cambiato il mio voto. Ma non in me, però. Quello ti avrebbe salvato. Ma perché devo votare per forza a te? Non ho capito. Quello ti avrebbe salvato. Ma io voglio dire una cosa. No, tu hai parlato, Paolo, se vuoi parla, se no no. Vabbè. Scusa, scusi. C'è che dubbi? Là, qualche lupetto tra questi due qua. Però, vamo vedere. Boh. Tra quei due là. Scoppia, che scoppia, vai. Votiamo. Va bene, questa volta votiamo da Gianluca. Alex. Gianluca. Mara. Alex, due voti, eh. Paolo. Paolo, un voto. Paolo. Paolo, due voti. Paolo. No, poi vedete il vostro. Paolo, tre voti. Gianluca. Gianluca, tre. Quanto stai te? 3-3-2. E Alex. Gianluca. Tutti e tre al ballottaggio. Vabbè, primo, ho preso 7 voti, mo ne ho presi 4. Io spero che mi uccidiate, perché mi è appena arrivato il Burger King, la mia ringa è finita. Se poi vado io, Gianlu. Vabbè, intanto parlate voi. Voi due. Per me lui è buono. Ha un ruolino buono, secondo me, in questo giro. Perché sì, perché sarebbe stupido. Cioè, è una persona inesperta, non rifarebbe la stessa roba se ha capito che è sbagliata. Cioè, anche a voler bluffare, ma cioè, il tipo del rifaccio lo stesso gioco bluffando è di una mente più elastica, più allenata al gioco. Quindi, secondo me, se detto così, ha un ruolo buono questo giro. Gianluca mi puzza di cattivo, perché quando si comporta così ed è strattivo all'inizio è cattivo. Io sono buona, non ho ruolo, se mi volete far fuori ammazzatemi, perché non voglio giocare stasera, perché sono incazzata nera, quindi non me ne frega un cazzo. Gianlu, vuoi aggiungere qualcosa? Ma mi sento un po' irritato, francamente, perché sembra che la storia si ripeta. Non ho un ruolo, sono villico, se volete ammazzare, ammazzate. Paolo, che vedevo, io sono pure sindaco. Come ha detto Alex, cioè me eleggono sindaco, prima dico che sono che prima mi di poi mi dicono che sono buono. Ti prego. No, dico. Ti prego. Devo dirlo se solo per Lupo, no? Se ce l'hai. Guarda, ve la butto lì, anche secondo me in questo ballottaggio uno dei due che sta qui è anche cattivo. Però se mi ammazzate a me mi fa no. Tu e hai anche uno il doppio voto. Uno dei due che non sono io, ho detto, proprio per dire che al 100% il cattivo è matematicamente uno di voi due, guarda, non me. A me, se muoio sto giro, se mi ammazzo Lupus, non me ne frega un cazzo, perché tanto è l'ultima sera che io gioco a Lupus, quindi... Poi a me fa ridere pure la contraddizione, no? Lo vedo buono, poi mi votano. Io non ho mai detto lo vedo buono. Vabbè, detto, voi giocate. Sergio, io, l'ho detto Sergio, io e non t'ho votato. Sergio non puoi parlare. L'ha detto Sergio automaticamente, dato che io penso che tu sia cattivo perché ti conosco, mi rende sospetto anche Sergio, ma non me ne frega un cazzo in questo giro di Sergio. Io posso morire, potete ammazzare, non me ne frega un cazzo. Però lui, secondo me, ha un ruolo buono, perché sennò non rifarebbe la stessa cazzata. Tu aggiungi qualcosa, Paolo? Se no, no, ho detto, ho fatto. Ok. Allora, adesso siamo partiti da Gianluca, quindi partiamo da Luca a votare per chi buttare fuori. Mi guarda, non è da ridere. Gianluca. Gianluca. Paolo. Gianluca. Posso votare? Vabbè, guarda, dai, Gianluca.
Gianluca Cilascian. Ninne, ninne per tutti. Ninne per tutti. Ninne per tutti. Bene. Che l'illusionista apra gli occhi e mi dica chi vuole oscurare questa notte. Bene, chiuda pure gli occhi. Che li aprono i lupi. Mi dicono chi vogliono tu uccidare questa notte. Bene. Chiudete pure gli occhi. Che li apra il cavaliere. Mi dica chi vuole proteggere. Li chiuda. Li apra il veggente. Mi dica chi vuole guardare. Li chiuda. Li apra il giustiziere. Mi dica se vuole sparare e in caso a chi. Bene, chiuda pure gli occhi. Ed è Giorgio. Giorgio. Allora ragazzi, notte interessante, perché ci lasciano due persone. Due così. Alex Mucci e Livio Marcone. Chi ha sparato? Ha sparato Alex. Ha sparato Alex. Non ha sparato nessuno? Ha sparato Alex? Ha sparato Livio. No, raga. Io sono il veggente, Livio era il lupo, Gianluca pure. Non l'ho detto il primo turno perché volevo vedere chi votava. E infatti ho sospettato di Livio perché Livio ha cercato di non votare Gianluca prima. E quindi poi ho guardato Livio stanotte. E effettivamente era il lupo, però l'ha ammazzato Alex, che è bello, però adesso io non so chi ammazzare. Ma tornando indietro a fare i ragionamenti sui voti, il più sospetto sei. Io te. Ma che ne so, siamo tutti qua. Secondo me il più sospetto è Luca. È l'unico che ha votato Alex tra Gianluca e Alex quando non dovevano scegliere. È vero, ho votato Gianluca. No, però hai mandato al ballottaggio ho votato Alex. Gianluca. Sì, ma ti sta dicendo. Sì, certo, perché erano 3-3 e... In un giro di voti in cui tutti hanno semplicemente votato ho Gianluca. Alex per mandare tutti, per far parlare tutti e tre. Poi non l'ho più votato Alex. Non ho più votato Alex. Allora, io ho due opzioni nella mia mente. La prima è, tu hai ragione e ti credo. La seconda è, Livio ha trollato e ha sparato ad Alex. No, vabbè. Ma secondo me, mo, al di là del fatto che la gente so che lui è lupo, ma secondo me per come sta giocando questa partita e a me fa anche tanta paura che tu sia vivo, sinceramente. O l'illusionista. Cosa? O il lupo o l'illusionista. No, allora, l'illusionista, vabbè, certo, uno dei due, però io sono più tentato a dire che era lui l'illusionista, perché non sono stato è vero che magari non ho dato vibes da ruolo, quindi magari non sono stato mai illusionato comunque, però uno dei due è l'illusionista per forza, perché erano entrambi cattivi, ma stiamo ancora giocando. C'è un lupo, non c'è più illusionista. Ok. E tra l'altro a questo punto questa cosa dovrebbe tu dici Livio anche Paolo da quella storia. Livio e... non ti ha tu dici che Livio non allora, ti ha Livio puntato. Livio ha ammazzato Alex perché Alex è quella che ha fatto uccidere Gianluca. Ok. Quindi secondo me ha pensato che Alex fosse il veggente e l'ha uccisa. Ah, dici Gianluca era il compagno di Livio? No, Gianluca è che allora, io ho visto due persone, ho visto Gianluca, quindi ha sparato Alex. Non due cattivi. Ah, ok. Allora, quindi, vabbè. Quello che sto dicendo io al primo turno ho visto Gianluca, vabbè. Non l'ho detto subito perché ho detto aspetto, vediamo come vanno i voti degli altri per capire chi è in combutta con Gianluca. Okay? 2 minuti, Alex poi ha comunque messo in mezzo Gianluca, quindi ho detto vabbè, le faccio i cazzi miei. Per vincere la partita. Te hai detto che è un ruolino, no? Cazzo, detto lo dico. No, scusami, c'è solo un lupo. Sì. C'è solo un lupo. Dici il ruolo, dici il ruolo. No, no, se c'è il ruolo e sei buono, di il ruolo. Giustiziere. Allora no, fermi. Allora fermi. Hai usato il tuo potere questa notte? Sì. Su chi l'hai usato? Su di lui? Sì.
Ok. Bravo. bravo. Ok. L'hai preso, era davvero un lupo. Ok. ma allora sei buono. No, hai fatto una grande giocata. Quindi? Bravo. No, vabbè, molto bravo. No, aspetta, perché bisogna trovare l'ultimo. Quindi tu sei salvo. Però manca un ruolo. Manca un ruolo che è il cavaliere. Ce l'ho io. Sei il cavaliere? Sì. Perfetto. Quindi o te o Sergio. Siete voi due sospetti. A meno che quanto Alex... mi puzza Marra morto cavaliere al primo turno. Guarda Vabbè Alex... ok è Sergio. Allora, se Alex o Marra votano Valeria, ovviamente è Valeria. Ma se Alex e Marra non votano Valeria, è vero. Uno di voi due è uno di noi. Quindi noi cerchiamo di mandare al ballottaggio anche tutti e tre, così votiamo io e Paolo. Mm-hmm. E decidiamo cosa fare in base ai voti dei morti. Mamma mia, ti stiamo dando in mano una situazione delicata, Meli. Se tu mi stai perculando, io poi ti perculo, ma in un'altra maniera. Ti dico prima. Fila nel sospetto. Fila tutto. Col fatto che è Paolo che ha ucciso il figlio, secondo me. Fila tutto. Ragazzi, votiamo. Va bene, dai. Ti affido questa situazione. Prima abbiamo iniziato da Gianluca e iniziamo da Paolo. Io voto lui. Valeria. Sei serio? Valeria. Voto te. Dexter. Luca. Dexter, due voti. Meliador. Ah, scusa. Dexter, due. Valeria, uno. Surge, uno. Melia, uno. Non potete parlare, ragazzi. Ti ha votato Paolo. Sergio. Dexter 2, Valeria 1, Sergio 2. E tu. Ok, vabbè, io comunque voto Valeria. Luca. Meliador. Ok. Allora, siamo tutti al ballottaggio e decide Paolo. Fate le vostre arringhe. Paolo, tu sarai l'unico a votare, quindi tu sarai l'unico a votare. Allora, Valeria è confermata buona. Io sono il cavaliere. Valeria è confermata buona. Io perché sono nessuno confermato l'ha votato. Per lo stesso motivo. Ok, quindi, io sono il sindaco che non è Gianluca cattivo, che è stato votato dai buoni. È vero. Luca ha votato Gianluca come sindaco, il che lo rende più sospetto. Tra l'altro, il voto di Alex è stato proprio diretto. Però io ho votato. Vabbè, però Alex non ha informazioni. Io ho votato Sergio. Sì, Sergio. Io ho votato Paolo fino all'ultimo, quando ho visto che Paolo non poteva essere eletto, ho votato Gianluca. Sì, sì, certo. No. Visto che siete rimasti voi due, tra i due è un po' più sospetto. Io ho nessun legame. Comunque sia. Abbiamo tempo, quindi uccidiamo uno dei due. Se poi non muore, cioè se poi non finisce la partita, facciamo fuori l'altro. Volete aggiungere altro? Qualcuno vuole dire qualcosa? Siamo tutti io confido nella buona fede. Okay. Paolo, scegli chi vuoi uccidere. A Sergio. Sergio muore ed è notte. Ed è notte. Che l'illusionista apra gli occhi. Decida chi oscurare questa noce. Bene, li chiuda, li aprano i lupi. Mi dicano chi uccidere questa notte. Bene. Chiudete gli occhi, che li apra il cavaliere, mi dica chi proteggere questa notte. Li chiuda. Li apra il veggente, mi dica chi vuole guardare. Li chiuda. Li apra il giustiziere, ma li richiuda perché tanto ha già sparato. Ed è giorno! Ci lascia la nostra Valeria. Allora hai una possibilità che non è stata concessa ai tuoi amici, Luca. Puoi parlare prima di morire. Perché? Beh, magari è Paolo il cattivo, ha vinto tutto lui. No, non è Paolo. Perché ma magari è. Io lo sai che ho fatto. Io so l'insinuo. Mi sono votato da solo. Te lo giuro, sì, esatto.
È il più è l'ottimo. È quello tuo, va. E allora niente, allora, votiamo tutti tranne te. Esatto, vai. Vai, inizia a votare. No, te voto a te. Sei tu il cane bagnato. Paolo. Ragazzi, mi raccomando con le sub per il terzo round. No, se volete votare, votiamo da Gianluca comunque. Okay. Quindi, Vabbè, raga, io comunque per la cronaca ho visto Luca effettivamente il lupo. Ma insomma, l'avevamo già deciso il turno prima. Volete dire qualcos'altro? Che altro c'è? Siamo a posto. Mi fido dei voti dei morti. Vai Gianluca. Votiamo già Gianluca. Meriador. Mi pare giusto. Luca. Lukonski. Meliador. Luca. Morete. Valeria. Vabbè, Luca, dai. Vabbè, a ballottaggio di Luca. E Paolo decide Paolo ancora una volta. Chi uccide? Io sono il veggente, Paolo. Ho visto te che eri buono, che eri giustiziere. Per questo ti ho detto, tu hai un ruolo, di che ruolo hai? Perché ho visto che tu eri il giustiziere. Che eri il giustiziere. Ho detto tira fuori il ruolo, perché lo sapevo che non era Alex e il giustiziere. Quindi Meliador è il cattivo. Perché io sono... dai, io voglio una percentuale su sta transazione. Per questo. Dimmelo. Parla al microfono, Paolo, se no non ti senti. Lui è il cane bagnato, vai. Va bene. Paolo, decidi chi uccidere. Luca muore e vincono i villici. Allora, illusionista. Com'è possibile? Illusionista Gianluca, Lupi, Livio e Dexter, Cavaliere, Valeria, Veggente, Meliador, Giustiziere, Paolo. Comunque, ragazzi, mi ha sparato. Che è un colpo da cecchino. Mi ha sparato. Bravo, Paolo. Ma com'è possibile? Bravo, Paolo. Perché mi hai sparato? Mica. Ah, è vero, l'ho puntato. Mamma mia, era proprio da buono quello che ho detto. Cioè, avrebbe sparato un buono. A me ha fatto ridere perché, cioè, io guardo il primo giorno Gianluca, ammazziamo Gianluca. Poi la seconda notte guardo Olivia, mi sveglio, è morto Olivia. Non servo a niente. L'ha mai intrippato, non ci ho capito niente. Ha cominciato a fare così, non capivo più niente. Chi è che ha deciso di uccidermi? Il bastardo Livio, scommetto. Insieme. Proprio diretti. Mamma mia, io ho detto comunque sicuro muoio. Proprio. Io se non c'ho. Magari villico. Se non c'ho, sì, villico puro. Se non c'ho un cazzo di ruolo, proprio c'ho la croce in testa. Infatti, me l'ho già preparata la ciospa. Il problema è quando la gente indica, io vi chiedo per favore, raga, ditemi pure il nome della persona. Perché un sacco di volte io mi sono trovata a dover capire al millimetro. Cioè, era proprio difficile, capito? Sì, no. Cioè, comunque, eri morto te perché Francesco... Iniziale con le mani, giocare. Alex mi avrebbe ucciso, quindi probabilmente... Allora, ragazzi, abbiamo 5 minuti, dai, è 35 per il raggiungimento delle 100 sub, se no se vediamo domani. Comunque, Paolo, mi sa che ha fatto vincere un sacco di punti rana ai ragazzi qua, A quelli che hanno scommesso sui villici. Spingete con queste sub, oh. Dai, con questi punti rana, raga. Che oggi è una bella serata, ragazzi. Dai, con questi sub, che la terza partita ha bisogno. Cioè, poteva anche essere, perché io e Gianluca ti abbiamo sempre votato. Poteva anche essere che tu fai i cavi. No, vabbè. Perché no? Ma cioè, nel senso, questa cosa non è mai balenata nella testa di. C'è una cosa che in cosa? Realtà, secondo me, se non fosse stato Paolo, ma un altro avrebbe puzzato. Cioè, perché? Perché Paolo... giustiziere, veggente. Esatto, il fatto è che lui, quando avete chiesto chi ha sparato, non ha risposto subito. E quando dopo è uscito fuori come giustiziere, poteva risultare sospetto. Nel senso che... perché non l'hai detto subito? Secondo me ci poteva stare. Cioè, ci poteva stare come cosa, in realtà. Che meglio era cattivo, sì. Che meglio era cattivo. Vabbè, però... cioè, io non ho capito come fino alla fine... cioè, posso capire che gli credete, dai, però balenarsi... poteva essere. Oh, te potevi essere cattivo, avevi vinto, Io... no, beh, aspetta, con chi? Però con chi sarei stato cattivo? Cioè, Paolo, è pure quello. Dove essere cattivo con Paolo, ci capivamo così. Gioco della risata. Poteva con essere. Paolo Chiavetor. Mi sembra difficile. Sì, io mi ci sto. Difficile. E comunque poteva essere. C'è un'altra cosa. Se io sono cattivo e mi finco veggente, è difficile che dico ho guardato due persone morte lupi. Perché? Che
Ah no, no, può essere. È molto strana, però. Sì, poteva essere una giocata. Sì, sì, però, perché eravamo però, in due, perché se ti votava solo uno, allora però, no. Però due sì. Però dovevi sospettare anche di Alex come cattivo. Sì, però, poi certo. Però poi sia io che Alex avevamo votato Sergio come vabbè, come, che c'entra alla cosa finale? Io ho buttato fuori Gianluca. Ah, sì, però tu l'hai votato come sindaco, Gianluca. Ah, vabbè, ma che c'entra? Il sindaco, nessuna informazione. Però guarda che Alex aveva votato me al primo turno da sindaco. L'unico voto, però dopo, quando era il ballottaggio, Alex ha votato Sergio insieme. Ma perché io non ero uscito. Vabbè, però non ha votato Gianluca. No, vabbè, ma che c'entra? Cioè, poteva essere. Cioè, dovevamo essere quasi tutti cattivi. Cioè, la cosa è che ho detto, cavolo. Però. No, però ci poteva essere. Siete stati uccisi di giorno. Cioè, implicava che tre cattivi sì, erano vivi. Tra l'altro, come tra l'altro, fai? Due morti. No. Entrambi. Perché? Cioè, no? O Melia Lupo, Paolo Illusionista. Perché due lupi. No, certo. Certo, era quello. Era. Illusionista un'altra volta. Era un'altra figura del merda. Dicevo subito, vai, so io. No, però eri preparato stavolta. Dai. Stavolta sì, ma. Sì, stavolta. Grazie. Andras. Grazie per i 10. Siamo a 84. 84, dai, così sub. Alex Mucci. Ma chi è questa benefattrice? Ad Alex Mucci, grazie. È il mio regalo prima di non venire mai più. No. Va bene, Alex, ti verremo a prendere di forza a no, casa. No, non verrò mai più perché. Cioè, no. Non mi diverto più, raga. No. Ma noi la chat, quando gioco Ecco, non va bene, quando non gioco non va bene, andate a fanculo. Non hai via d'uscita. O vieni al lupus, o sarà il lupus che verrà da te. Te mandiamo tipo un cane lupo altro 3 metri. Andiamo due lupus a casa marra con i gatti. Marra. 9 gatti ce l'ho. No, raga, non faccio neanche uno il master, per uno, cioè, lo teniamo in braccio. Diamo... Asia, che ruolo hai? Sì, esatto. Asia, il grigio palese. Illusionista. Però se fa sparire la zampetta monca che c'ho. Marra, io non lo so se porterei uno come Livio dentro casa. Questo è vero. Dai, ragazzi, 116 Livio. Si ora, parte con la terza. È anche stato prego, arrestato prego. Oggi. Non lo so. Dai, allora, ragazzi. Poi come al solito punto esclamativo pari per i biglietti. Stiamo preparando di tutto per questo party e faremo anche gli auguri a Meriador a mezzanotte sul palco. Allora facciamo questa cosa, mettiamoci d'accordo. Mara, scopa stasera? No, vabbè, ma tanto la brutta la violento, non è un problema. Tanto come diceva Enzuccio, se può fare se è la ragazza tua. Allora, facciamo una cosa. Per quelli che verranno al party, vabbè, compresi i presenti, ma dico in chat, a mezzanotte in punto tutti quei telefoni e registriamo tutti auguri per l'adore. Dovete bombardarlo nei DM. Ma la cosa più importante, ragazzi, ce ne aveva DM proprio intoppati. La cosa più importante è che chi ha il biglietto VIP prima dello spettacolo potrà mangiare con noi. Cioè io mi metto là e mi abbufferò in vostra compagnia. Io non vedo l'ora solo di quel momento, sì. Mi metto là sul buffet. Sì, perché ricordiamolo, il biglietto VIP dà accesso all'aperitivo, che è prima, e after party fino alle 3 di notte. E famo che se Marra rapidi. Fai schifo, dai. Addirittura. Cioè, ma in quale contesto? Dal punto di vista fisico, intellettuale, morale? Una somma. In generale. Ci siamo allora, stiamo a 116 sub. Io direi ti possiamo partire, ma i ruoli quale vogliamo io magari farei un boione, che vai, ne dite? Un bel boione. Vogliamo fare anche ammaestratore o siamo troppo pochi? Possiamo fare ammaestratore al posto del giustiziere e boy al posto dell'illusionista, che ne dite? E cavaliere cangiante. No, cavaliere anche. No, normale, va bene. Sì. E tanto c'è il boy. Ma facciamo vogliamo fare che la terza la chat non vede? Ammaestratore. Marco. Vogliamo fare che la terza la chat non vede? Decide Marco. Decide Marco. Vabbè, ma collo. Così non insultano. Allora, Marco ha detto sì, ragazzi, non vedrete in questa terza partita. Allora. Anzi, fate un sondaggio, dai, per sicurezza. Nel frattempo, Micca, Giorgia per i ruoli. Sondaggio in chat. Allora, sondaggio in chat. Scegliete voi, dai. Sì, vabbè, avete donato sub, ci sta. Allora. Con calma. Sondaggio, ragazzi, con calma. Vabbè, mo finisce questo. Dorme sul divano. Vabbè. Per fortuna abbiamo vari letti quando scazziamo, quindi siamo tranquilli. Potete dare le carte.
Allora, quindi abbiamo detto, spieghiamo un attimo i ruoli però. Allora, ragazzi, vi dico un po' di cose. Surge, se vuoi intanto dalle carte, vieni. Allora, ci sarà la carta del giustiziere, che in realtà verrà chiamato come ammaestratore. Verrà chiamato per primo. Lui ha un potere che può esercitare una volta a partita, come il giustiziere, però cosa fa? Indica una persona, e quella persona sarà per forza uccisa dai lupi. Quindi i lupi non avranno scelta, dovranno ammazzare per forza quella persona. Qualora la persona indicata dall'ammaestratore sia un lupo, i lupi sceglieranno chi vogliono, comunque. Però l'ammaestratore avrà l'informazione che, visto che la persona indicata non è morta, quella persona è un lupo. Chiaro? Quindi se io indico Valeria, se Valeria deve morire, se Valeria non muore, Valeria è un lupo. È tipo Misery. Dai. Valeria deve morire, tipo Misery. Comunque, poi, ragazzi, posso dire una cosa? Ma guarda, Livio, c'hai ragione, cioè preferirei non dirla, però ce l'ho proprio dentro. Ma perché esiste la team in Italia? Questa è una domanda proprio. Cioè, perché è ancora attiva la team? Sono stati i primi ad aggredire un mercato. Vorrei dire delle cose di cui potrei pentirmi, però no, evito. Diciamo che è un'associazione particolare. Ok, un'associazione curiosa. Che pezzi di merda. Potremmo... Alex, vabbè, lei c'ha i sordi, quindi la fanno pure quelle là. Io meno. Però potremmo... Sergio ha visto la carta di Gianluca. Sgamato, Sergio Gate. Ma in che modo, scusatemi? Che ne so, l'hanno scritto. Allora, vedere sì, ragazzi. Perfetto, anche con un netto distacco, quindi... Comunque ce la mettete tutta proprio. No, vedere la notte intendono loro. Però non si sa, perché uno dice vedere in generale. Vedere in generale, cioè nel senso... Meglio che succede. Vabbè, allora come al solito, dai. Però facciamo così, decidiamo per la prossima volta. Il secondo round della prossima, ma ovviamente per non scammare le donazioni, il secondo round della prossima non vedrete. Blind run, esatto. E poi il terzo deciderete voi come al solito. Va bene, allora torniamo alla Omnidel. Sì, devi levare la chat come al solito. Allora, prego. Il boia l'hai spiegato, Gio? No. Allora, abbiamo detto, aspetta, quindi... una cosa, l'amministratore è importante, solo una volta a partita può fare cosa, Sì. Allora, il amministratore gioca per i buoni, una volta a partita può indicare una persona di notte, quella persona viene sbranata dai lupi. Quindi può avere informazioni, può deragliare da magari un ruolo dichiarato, buono, ok. Poi abbiamo il boia può uccidere dicendo il ruolo specifico di una persona, anche villico, anche lupo volendo, ma gioca con i lupi chiaramente. Quindi deve cercare di stirare i buoni. Se però lo può fare una volta a partita, se però sbaglia, muore lui. Tipo io dico Sergio, secondo me è veggente, faccio veggente, se è veggente muore lui, se no muoio io. E viene visto come cattivo il boia? Sì. Viene visto come cattivo il boia, il cavaliere è normale. Cangiante, normale, il cavaliere è normale, quindi può difendere anche la stessa persona per tutta la partita, ma non se stesso. Quindi, vabbè, io... Anche il boia può usare il potere una volta, non sempre, ok? E ricordatevi, importante che o indovinate il ruolo della persona che state indicando, quindi mi dovete indicare la persona e dire il ruolo, tipo... Oppure tu sei muore. Così, con il labiale. Mimare. Esatto, mimare. E se lo azzeccate, muore quella persona. Se lo sbagliate, morite voi, quindi occhio. Detto ciò, buonanotte. Dormite. Adoro te, fonte della vita. Ok, allora amici, chiudete tutti gli occhi, bravi, che li apra solo ed esclusivamente l'ammaestratore con il suo frustino. E li chiuda. Poi che li apra il boia. Che ricordo la carta dell'insinuo. Bene, li chiuda. E li aprano. Ah, il boia tenga il pollicione alzatone. E che i lupi aprano gli occhi.
chiudano gli occhi i lupi e li apra il cavaliere, che ricordo è normale, non cangiuantue. Li chiuda e li apra il veggente. E li chiuda. Ed è giorno a Chitanopoli. Ragazzi, urge, torno alla ribalta sindaco. Candidarmi sindaco. Back in action. Vabbè, durante comunque il mio anno di governo abbiamo salvato il villaggio dai lupi, abbiamo vinto. Mi candido sindaco, ma ascolterò tutte le scelte di Paolo Chiavetor. Io mi non mi candido, ma sento proprio la mannaia dei lupi sulla mia testa. Uno, due, tre. Sicuro. Adoro. Io non sono tipo vendicativo, Livio. Quindi non ti ucciderò. No, vabbè, è vero, però non sono vendicativo. Ma non sono lupo. Ti batte sul campo. Quindi siamo io, Luca. Mi candido anch'io. No, no, Sergio, anche Sergio. Vabbè. Ci sta. Sergio. Per lei non si candida mai. No, 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 perché troppo rischio. Che la volta che mi sono candidato mi ha ammazzato dal primo giorno perché non vi fidate, quindi non voglio. Troppo potente. Sì, sì. È un'arma potente. Non me la voglio rischiare. Si vota a partire da Giannukorski. Oh, oh. Chi è candidato? Io, Serge e tu. Marra. Grazie Gianluca. Davide. Sergio. Ovviamente me stesso. Posso fidarmi solo di me stesso. Tu sei candidato? Sergio. Questo è stato un duro colpo, un duro colpo. Sergio. E a te? Tocca a Valeria. Sì, amore, te. No, no, Sergio. Io voto per te, amore. Voti per me? Dai, allora ancora spera. Grazie. A Paolo, mi autovoto. Io devo a te, a posto. 3-3-3. Ballottaggio. Si rivota a partire da Paolo. Allora io. Vai. No, se vuoi fare una ringa, fatela. Che vuoi dire, Luca? Perché ti devono votare? Mi dica. Votare. Precedente lupo contro precedente villi, vorrei dire. Ecco, appunto. Quindi, mo può essere che siamo villi quel tutto lupo. Può essere. Io voterò per Sergio. Puoi votare. Non puoi votare, però. Dai, si vota a partire da Paolo, vai. Sergio e Luca. Okay, Sergio, no, anche te. Tu, no, no, 3-3-3. Infatti dicevo, ho preso 4 voti, non mi tornavano i conti. No, no, ok, ok. Vabbè, ragazzi, allora ho vinto, cioè, ovviamente. No, vabbè, Paolo, vai. Ricomincio io, dai, vota a Marra, vai. Buono, Paolo. Valeria. Let's go. Io sempre a te. Luca. Vivio. Dexter. Io non posso votare. Dita quanti? Quindi Dexter 1. Dexter 2, 1 Marra, 0 Surge. Dexter 2. Dexter 2, 1 Marra, 0 Surge. Voto Marra. Buono. Davide. Buono. Davide. Buono, ragazzi. Marra sindaco. Dai, dai, anche oggi vinceremo contro questi lupi. E anche oggi infingardi. Chitanopoli ha un nuovo sindaco. Ovviamente, cavaliere. Avanti. Sono qui, per tutta la partita sono qui. Bene. Dormite, che è tardi, siete stanchi, volete fare una ninna. Allora, fatemi anche interrompere il timer, se no. Che apra gli occhi l'ammaestratore. Mi dica se vuole esercitare il suo potere. Benissimo, chiuda pure gli occhi. Li apra il boia e mi dica se vuole esercitare il suo potere. Li chiuda. Li aprano i lupetti. Chi volete uscire stanotte? Chiudeteli pure. Che li apra il cavaliere. Chi vuole proteggere stanotte? Bene, li chiuda. Li apra il veggente. Chi vuole guardare stanotte? Li chiuda. Ed è giorno. Questa è veramente una giornata fantastica con il nuovo sindaco Marra. Non è morto nessuno. Olè, dai, bene, che già abbiamo un'informazione. Bomba magna, signor Marra.
Allora, questa informazione deve rimanere tale. Secondo me, ve la butto lì. L'unico che vuole rompere questo meta del sindaco protetto è Miliators. Ah, quindi dici che ti ha ucciso ma ti hanno protetto? Secondo me sì, cioè nel senso ci può stare. L'unica informazione che ho io. Però effettivamente mai votato, però poteva essere pure, diciamo, una tutela dopo. Quando l'ho fatto, io non, ho provato a non farlo eleggere sindaco, il tizio in muro. Poi quando gli altri l'hanno eletto, l'ho ucciso. Magari ti sei fatto trainare dall'altro lupo, volendo. Una merda. Magari ti sei fatto trainare dall'altro lupo, però sì, vabbè. Dal mio punto di vista mi sentirei in colpa. Vabbè, comunque non è detto neanche che abbiano protetto me in realtà, parliamo se chiaro. Sì, comunque sì, il cavaliere sa. Esatto, non è detto, il cavaliere sa. Forse sono io, chi lo sa. Ma io penso di essere sicuro di questa cosa che stai di tu, secondo me sei stato... È altamente probabile. Io in realtà ho avuto una percezione durante la notte e sono stato contento di questo risveglio, perché se io... L'ipotesi che mi ero fatto io è che ci sarebbero stati due morti e che il boia avrebbe tentato il maraviglio al primo turno. Non lo so, io nella mente mi ero già figurato questo evento e mi sono svegliato gioioso, devo dire, che siamo tutti intatti. Vabbè, dillo anche senza pensare. No, no. Questa è quasi una frase che un lupo direbbe al boia. Dici, oh... No, al prossimo turno. Allora, no, io voglio spiegare una cosa. Spiegare una cosa a Valeria che non sta capendo. Molto probabilmente è stato protetto Marra. E quindi Marra dice: il lupo per me è Meliador perché vuole. È un'ipotesi, ovviamente. Vuole sfatare il mito che il sindaco viene sempre protetto al primo turno. Spiegando quello che non era solo la questione sindaco, anche che lui è morto subito prima. Sì. Sergio, te che c'hai occhio, esatto. Te puzza Meliador a te. Ma che ne so io? No, io non. Mo stiamo a far finta di niente qui. Ma se veramente sono stato predetto io, ma che merda siete, lupi? Cioè, sono morto al primo turno prima, ma siete proprio tremendi. E comunque un altro che potrebbe andare contro il meta è Livio, però credo sia buono. No, è buono Livio, pure secondo me, sai. Dai, risponda! Vibes, poi. Sì. Ok. No, sono lupo. Paolo, c'hai un ruolino? No, vabbè. Non c'ho nessun ruolino, sono il più buono di tutti. Ecco. Vabbè. Ok. Dicono. Facciamo una cosa. Ma votiamo. No, non lo dico. Va bene così per il momento. Se io mi stavo a rimetterla bene. No, per il momento va bene così. Votiamo. Non ha senso dirvi il mio. No, vai. Qualcuno che non ha parlato vuole aggiungere qualcosa? Alex, vuoi dirci qualcosa? Ale, Valeria, Paolo. T'apposto. Va bene, ragazzi. Va bene. Se questo è. Bene, stop, vota. Da Paolo votiamo. Perché prima il sindaco da Gianluca. Ma proprio così perché... Se lui è... Chi secondo te? Ma non ce l'ho un'idea. Penso... Adesso penso più lui, però... Meliador. Sì, ma non... A casissimo. No, amore, no. Te non mi guarda così, non voto te. Sergio, mi stai a fulminare. No. Niente, Meliador. Sirge? Sì, ha votato bene quella cappella per la morte di Dio. Per un attimo non avevo capito se stessero parlando del microfono. Valeria. Sergio sta a 3 o a 2? 2. A 2? 2-2-1 stanno. Miliador. Miliador 4, quindi. Come vola? Gianluca. Meliador. Sergio. Miliador. Siamo io e Sergio. Yes. Balotage. Ah, yes. Perché Valeria già non hai un ruolo. Non lo dire facendo finta che tu ce l'hai. Io dirò il mio ruolo.
Hai un ruolo? Il tuo ruolo? No. Perché se tu non è... Okay. Io non ho un ruolo. Non lo dico. Comoda questa mossa. Okay, no, io sono il cavaliere. Okay. Io sono il cavaliere. Io ho salvato Marra. Va bene. Morirò questo turno. Pazienza, ma tanto da quello che ho capito sarei morto. L'unico motivo per non dire cavaliere è se tu anche avevi un ruolo all'interno del ballottaggio, allora lasciavo il dubbio e morivo con l'idea che magari i lupi avrebbero tenuto un cavaliere possibile all'interno della partita. Ma se deve morire un cavaliere per un non ruolo, mi dispiace, ma dico questo, il cavaliere muori te. Ok, vabbè. Sinceramente... non credo che tu sei cattivo necessariamente. In realtà credo anche che stai fegando il ruolo. Magari ne hai un altro, considerando che c'è il boia. Quindi vabbè, famo che sei cavaliere, o famo pure che sei villico e vuoi tentare un boia. Cioè, nel senso, per me sono tutte opzioni possibili. O può essere io, non sono villico, ho un ruolo. Che ne so, che... Nessuno sa cosa succede qui dentro. L'unica cosa che si sa è che secondo me i possibili accusati sono tipo Valeria e Paolo, che hanno attaccato te insieme, se dovessi fare un'ipotesi. E gli altri era... chi è che ha attaccato me? Livio, eh? Livio e Luca. Gli altri sono Livio e Luca papabili. Livio e Luca papabili. E... io volevo Gianluca perché mi sembrava quello che avrebbe potuto uccidere Marra. Ok, è plausibile. Ho cercato di pensare chi avrebbe indicato Marra. E ho pensato a Gianluca. Raga, secondo me è equivalente qua lo scambio. Cioè, se volete credere che è un ruolo, uccidete me, altrimenti uccide lui. Cioè, io credo che siamo entrambi buoni, sinceramente, quindi... Allora, il fatto è... mi potete anche uccidere al prossimo turno, se poi... Quella però, la cosa, però, io ti vedo comunque morto. Cioè, esatto, c'è una però il fatto è che se non facciamo usare neanche il boia... Cioè, se io muoio, il boia rimane attivo, al prossimo turno... L'eventuale il boia va a qualcun altro. Capito, il boia poi c'è ancora il problema. Poi io sono morto, non posso dire niente. No, è vero. Fuori il ruolo, moriamo perché c'è il boia, non si sa. Arriviamo a fine partita, ci sono ancora due lupi, siamo morti. No, è ragionevole. Quindi vabbè, mi posso anche sacrificare se questo è il ragionamento. Cioè ci sto, io mi dichiaro villico e ho provato a candidarmi per il bene del villaggio, ma a quanto pare... Avevo anche votato, sì. Mi aveva anche votato. Partiamo a votare da Jean-Luc. Meliador. C'hai un ruolino. Meliador. Sergio. Meliador. Sergio. Anch'io, Sergio. Ci lascia Search. Ed è notte. Chi dà, ma c'è un ruolino. Comunque, Search ci lascia. È notte. E adesso apre i suoi occhietti la maestratore. E mi dice se vuole frustare qualcuno. Bene. Li può chiudere, li può aprire il boia. Può decidere se indicare e dirmi cose. Può chiudere gli occhi il boia. E che i lupi aprano gli occhi. Chiudete pure gli occhi. E che il cavaliere li apra. Mi dica chi proteggere. Li chiuda.
E che il veggente li apra, mi dica chi guardare. Li chiuda. Ed è e ci lascia Gianluca. Aspetta. Basta? Gianluca. Ok. Posso? Non voglio dire niente. Ma io pensavo... Io già ho capito. Ma secondo me è successo quello che hai ponderato. Ah, dici? No, non è possibile. No, non è possibile. No, non è possibile. Fermi un attimo. È molto possibile. Se è vivo l'addestratore, hanno deragliato su me. Sono stato protetto ed è morto solo uno dal boia o dal boia suicida. Vabbè, allora. Cioè che Gianluca è... Allora. Io sono la maestratore. Hai fatto qualcosa? No. Non hai fatto nulla. Ok, il veggente è morto? C'è il veggente, ragazzi? No. Ok, va bene, allora io... Cioè, mi sono basato sui voti di prima, sono stato attento, e secondo me Alex è cattivo. Perché... c'era un'altra cosa, non so se lo voglio dire l'altra cosa, però secondo me Gianluca aveva un ruolo che potrebbe essere buono o cattivo, ma non era un lupo. Senti, ti posso fare solo una domanda? Sì. Per capire, giusto, prima hai fakeato o... No, non sono il cavaliere. Okay. Non sono il cavaliere. Ma F5, ragazzi, F5. Allora, vabbè, tanto ormai l'abbiamo detto. Allora, Gianluca ti ha votato subito. Esatto, quindi allora... ho detto Gianluca è il vero cavaliere. Meritor sta ovviamente fakeando. Esatto. Invece, tanto l'abbiamo detto ormai. Era il boia. Sì. T'ha indicato a te. Ha detto ruolo sbagliato ed è morto. Esatto, quella è l'alternativa. Cioè, non è così. Secondo me cavaliere non è vivo, così, ragazzi. Come? Non può essere così. Perché? Non può essere così. Perché? Fidati di me, non può essere così. Va bene. Non è così, è per questo che io ho dei dubbi forti su Francesco. Scusami, attualmente. Scusami, appunto, perché sennò Gianluca, se allora è morto dai lupi, era buono, era il vero cavaliere, l'ha votato, e il boia è ancora vivo. Il boia o era Sergio. Ha o era Sergio. Il boia. O era Sergio. Ah, era Sergio il boia. No, può essere anche che attualmente non ha assolutamente senso che tu sia vivo, perché se tu ti dichiari cavaliere e i lupi te credono, t'ammazzano sicuro. Non ha proprio senso che tu sia vivo. No, infatti. E questo ti rende molto sospetto. No, aspetta, perché io potrei essere stato salvato dal cavaliere. Se il cavaliere ha capito la mia giocata, io potrei essere stato salvato dal cavaliere. E Gianluca è morto come boia. Ma tu dici che non è possibile. Io non lo sto capendo questa cosa, perché non è possibile. Vabbè, dai, tanto dobbiamo capire. No, aspetta, te lo strappo proprio dalle mani. Che ho capito, però, quindi, ok. Io devo sentire Alex, però. Poi ho una cosa da dire. Amo, chi è il lupo? E allora il boia non ha ancora agito. Io sono Villico, ma ve l'ho detto, potete ammazzarmi. Chi è il lupo? Non ne ho idea. Dai. Non ho idea, io sono un villico. Ammazzatemi. Allora, i lupi allora hanno ammazzato Gianluca perché hanno creduto che fosse il vero cavaliere. Perché il boia, votato, il boia è Sergio, o non ha agito. Va bene. I lupi hanno creduto a Gianluca, perché anch'io ero convinto che fosse Gianluca il cavaliere. Allora, sai qual è l'unico problema, Meliodorone? Che tu comunque adesso rimani sospetto fisso. Certo, sì, ma posso anche morire. Okay, cioè, quindi... Santo, sono un villico. Pure Paolone, zitto, secondo me. Ma che ci dici, Paolone? 40 secondi, quindi chi non ha parlato parli. Dico solo una cosa. Cioè, a me va bene morire, ma solo se abbiamo in mente che un cattivo è morto. Se no abbiamo perso, eh. Cioè, se adesso io muoio e finora sono morti solo buoni, abbiamo perso. Allora... Sì. E io posso dire che secondo me uno tra lupo o boia è morto, secondo me.
Secondo me il boy è morto. Allora, facciamo una cosa. Sentiamo Paolo, io dico solo una cosa, però. Potrebbe essere buono se Valeria stanotte prova ad indicare me. Ok? Perché il cavaliere è vivo. Aspetta, posso? Senti, fammi una cosa. No, dico sta cosa. Sono il cavaliere, sì, okay. Ho protetto Gianluca al primo turno e si è salvato. Poi ho protetto te. Okay. Poi ho protetto te ed è morto lui. Che cosa è successo? Ovviamente non può essere cattivo perché i lupi non vanno. Adesso tu userai il potere su Marra, io proteggo Marra, il boia uccide me. Ne muore uno solo. A meno che non lo stiriamo adesso, il boia non è già morto. Ma se il boia fosse... Magari è morto il boia. Secondo me è morto il boia. Secondo me era Sergio. Vai Luca. Comunque poi, facciamo poi, questa cosa dell'ammaestratore. Perché no, per anche per vai. Se Gianluca in caso fosse stato il boia e avesse detto Meliodor cavaliere. Ah no, perché lui ha tu che hai protetto? Io ho protetto al primo turno Gianluca, al secondo lui, perché io ho detto se allora, non muore. Scusa, allora lui può, e lui è il boia allora. No, no, io non è il boia perché, io ho protetto lui al primo turno. I lupi non so, non ammazzano il boia al primo turno. Non ha senso. La cosa è che io ho detto proteggo lui, se non muore è il mio principale indiziato. Va bene. Per forza. Chi non ha parlato parli perché il tempo è scaduto. Io so villico buonissimo, non mi tocca a nessuno, guarda quanto sono tenero. Vabbè ragazzi, allora io direi che Alex va stirato adesso e Valeria è buona, Livio è buono. Poi Paolo e Luca rimangono dubbi. In realtà Meriador anche ancora un po' dubbino, però per il momento farei Alex e poi vediamo come va. C'è anche da dire che comunque tu mi sembri buono, ma non sei sicuro buono, eh. Io beh, in questo momento no, perché tu mi fido solo di Valeria. Sai perché? Perché no, ma aspetta però. È anche vero che io ho capito che eri il cavaliere e ho giocato dando per scontato che tu mi avessi salvato, si capito? Si parte a votare da Gianluca. Gianluca? Meliodor. Vai, Alex. Paolo. Alex. 2-2. Quindi 3 voti Alex, 1 Meliodor e 1 Paolo. Metti il ditino, Paolo. Ah, sì, scusa. Dexter. Chi ha votato Paolo? Alex. Alex ha votato Paolo. 1 Dexter. Dexter. Tu sei a 2 3 1 2 1 3 Marra. Io pure no. Marra. Ok, microfoni, occhio. Scusa. Allora, quindi Alex 3 voti, Marra 2 voti, meglio tornò perché ce n'ha uno. Dexter 3 voti. No, tu ce n'hai uno. Dexter e Alex. E Alex. Non so se c'è il boia, ecco, tutto qua, ho paura ci sia il boia. Per il resto chi sono gli altri? Alex al ballottaggio, tu e Alex. Ok, io e Alex. Non so se c'è se c'è il boia, ecco, tutto qua. Non so se c'è ancora il boia disponibile che può uccidere Alex. Non ho niente da dire. Votiamo a partire da Paolo questa volta. Chi vuoi buttare fuori fra Dexter e Alex? Alex. 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 Alex ci lascia. Ed è notte. Che l'ammaestratore avrà gli occhi e mi indichi chi vuole far uccidere. Li chiuda. Che il boia mi dica
si vuole indicare. Li chiuda. Lupi, chi volete uccidere? Chiudete pure gli occhi. Cavaliere, chi vuoi proteggere? Bene. Veggente, chi vuoi guardare? Vabbè, ed è Giorno. E non ci lascia nessuno. Ottimo. Ok, mi sono cagato sotto perché in realtà la giocata giusta era che lei si ammaestrasse da sola. È perché se lui è lupo, vabbè, mo fortunatamente non è mo... No, se lui è lupo, i lupi uccidono come gli pare. Era quello il motivo per cui volevo parlare. È... Io sta cosa non la sapevo. Cioè, se l'ammestratore indica un lupo, posso uccidere come... Livio, non la sapevi perché non ascolti, perché lo diciamo ogni volta che diciamo l'ammestratore. Un ruolo due volte. È stato... due volte, l'ho provato. Confermo che viene ripetuto il ruolo. Viene ripetuto. Io, questa cosa... Comunque, anzi, meglio, perché così è confermato buono Davide. È andato meglio così, vabbè, no? Allora, però... Tu hai indicato me, no? Davide era lupo, avevamo perso, ok, no? Quindi confermata Valeria, confermato Livio e confermato io. Dei due, se ne è rimasto uno. Ah no, aspetta. Ne è rimasto uno per forza perché il boy è morto. Sarei morto sicuro. Vabbè. Ah, dici. Ma anche Valeria però, sarebbe secondo me... due lupi però. No, secondo me... Dici ce n'è uno solo. Secondo me Alex e Sergio. Allora, devo dire una cosa sola, scusami Luca. Perché chiedevi info sul boia? Perché ho un ruolo. Cioè? Ah, è finita, quindi che ruolo? Io sono il veggente. Dici i ruoli. Alex Kevis è cattiva. Gianluca è cattivo e Valeria è buona, vista il primo turno. Va bene, perfetto. Sei il lupo per forza perché Gianluca è buono, quindi va bene così. Sì, Gianluca è morto di notte. No, ma l'ho salvato il primo turno, quindi... Sì, è il lupo per forza. Però è strano perché una mossa così è proprio da boia. E non sono morto. Questo... Esatto, però, no, ma soprattutto aveva due target volendo il boia, anche Valeria. Forse ci ha pensato all'ultimo, gli è uscito Gianluca. No, no, quello ci sta, però nel senso se fossero effettivamente boia lupo... Non c'è un'opzione nella partita in cui il boia potrebbe aver ucciso la stessa persona dei lupi e quindi non sì. Sappiamo che ha usato il potere malvagio. Sì, se ha azzeccato. Se ha azzeccato, sì. Infatti, no, no, in realtà... No, beh, allora aspetta, di notte è morto Gianluca, che era troppo difficile da azzeccare. Poi è morto. Tu sei villico, Paolo? Io coltivo i pomodori proprio. Cioè, vabbè. Vabbè, dai, regà. Per forza, male, dai, ci diamo Luca. Oh, poi se si sono messi d'accordo vabbè, e so. Lupo boia, bella per lui, dai. Oh, se avete beh, giocato bene, moriremo così. Bella, che vedevo dire. I pomodori vengono bene. I pomodori vengono bene. Sono 10 trioli sicuramente. Il cacciofini ce l'ha. Anche però. Voi altro da dire? No. Partiamo a votare da Paolo. Ok. Vota a te. Giusto. Tu Luca tu chi voti? Voti? Tu chi voti? Io? Paolo. Ok. Sì, oh. 1-1. Valeria? Luca. Dai, zitti, Luca. Luca 2. Lo voto, ragazzi. Serge. Eccolo. Luca. Paolo. Lukashenko. E Paolo. Paolo. Meliador. Luca vale, quello di Marra vale 2, però comunque andate al ballottaggio Dexter e Paolo. Decidiamo io, Livio e Merito. No, pure Valerio. Io sono cattivo, va. Quindi mi devi ammazzare, mi devono trucidare a me. E te fai pomodori, per cui io te ci posso... Va bene, le galline ormai te le hai mangiate. Farate il milk bene. No, ti dicevo che
Io so perché sono il cattivo, no? Ok, no, è ammazzato a me. Io so il lupo, quindi sui pomodori te ce piscio, per cui li faccio crescere più rigo io. Va bene, a posto. Io lo... Vai, quindi mi dovete votare a me, ragazzi. Partiamo da... No, da me. Da te, perché Alex è morto. Sì, sì, Luca. Luca. Valeria. Te. È giusto. Okay. E ci lascia il nostro caro Dexter. Ninne. Allora, che l'ammaestratore apra gli occhi. Mi dica se... E li chiuda. Che il boia apra gli occhi. E mi dica se... E li chiuda. Che i lupi aprono gli occhi. Chi volete uccidere? Bene, chiudete gli occhi. Che il cavaliere apra gli occhi. Chi vuoi difendere? E che il veggente apra gli occhi. Chi vuoi guardare? Bene. Ed è giorno. E ci lascia Livio Marcone. Vabbè. Vole. Butta male, secondo me. Quindi Meliador, Marra, Valeria e Paolo. Allora, Marra è confermato buono, quindi... Cioè, Valeria l'unico, pure. Che può avere, l'unico che può avere dubbi è Marra su di me, però sì. È Paolo. Allora, io sono sempre la contadina di prima, quindi sicuro sono più buona della contea. Io sono stato protetto sicuro sta botta, cioè me lo sento proprio, quindi il cavaliere mi ha messo proprio la mano sopra quando c'è stata sta cosa tra me e lui, quindi... Sta là, non lo so. Pure Marra, secondo me, sta cosa de non lo so. Che c'è qualcosa tipo, capito? Tipo un'aura. Un'aura, però. Una cosa che c'è tra... Cioè, non c'è lo certo scopo. Si apre a metà, esce pure il corpo. Tiro fuori sta cosa così, sì. Però non lo so. Ma io sono confermato buono, Paolo. Ma ha difeso Livio nella notte in cui non è morto nessuno. Che ne so, pure a me... Dici nel dubbio. Vabbè, per carità. Vabbè, raga, io... Io penso che dobbiamo uscire Meriador, basta. Basta con questa pantomima. Sono d'accordo. Facciamo muoio, fuori Meriador. Muoio per la patria. Facciamo fuori Meriador, Paolo è buono palese, anche se Dexter insomma, ci ha giocato, evidentemente Dexter voleva farsi uccidere. Io ucciderei Meriador, che ne pensi Paolo? Mick, come vedi sto Meriador? Sta sul pezzo? Ma che ne so, da prima che era un po' puntato, però Chi è rimasto? Scusate un attimo. Se io, te, attentato. Valeria e Meriador. Siamo 1, 2 e 3. Io e Valeria siamo buoni, confermati. Ah, c'è pure Valeria. Eh sì. Vabbè, c'è pure sì, Valeria. Valeria è buona, ha usato il potere da maestratore. Ma non cambia niente. Siete voi due sospetti. Perché tu eri confermato buono? Fammi capire. Perché mi ha difeso Livio da cavaliere la notte in cui non sono morto. Livio è cavaliere confermato. Ha difeso Livio, me e non sono morto. Livio ha difeso Marra. Nella notte in cui Valeria mi ha indicato. La maestratrice l'ha indicato, quindi entrambi hanno creato. Però tu eri stato difeso all'inizio. Sì, però non abbiamo la certezza sull'uccisione dei lupi, capito? Cioè, la notte in cui Livio mi ha difeso e l'ha detto, lei ha indicato me. Quindi i lupi dovevano per forza uccidere me, quindi hanno puntato me, ma sono stato difeso. Vabbè. Quindi io e Valeria siamo buoni. Quindi è Meliador, pa? Non lo so, a me non mi convinci con sta faccia, non hai capito? Ho capito. Cioè, non hai capito? No, non è lui. Vabbè, se so sei io, così, okay. Ragazzi... E... È tempo. Meli, che ci vuoi dire? Dai, su. Ma che ti devo dire? Scusa, cioè davvero. Vabbè, ma non me lo dire così, zio. Cioè, nel senso, io devo sempre bene. Però tocca uccidere, zio. Va bene anche se uccide me. Eh sì. Va bene anche se uccide me. Eh sì, zio. Ma più che altro Gianluca devo da due turni. Cioè. Esatto, si parte a votare. Gianluca è incazzato nero. Dopo me lo spiega. Gianluca è buono, confermato. Sta che sta a fare la partita a champagne. Vabbè, sì, sì. Si parte a votare da Gianluca. Meliador. Paolo. Meliador. 3, Melia. 3 a? 2. Paolo. Paolo. Quindi
4, mettiti 4 Paolo per favore. 3 a 4. Paolo. E Luca? Fanno lo stesso. È uguale, dai, dai. È importante che votiate tutti. Paolo? Io avrei votato 2 adesso. Ok. Vai, vai. Vai. Uno, due al ballottaggio. Uno, due al ballottaggio. Allora, raga, è bello sto meme, però considerate che stiamo in 4, se non muoio abbiamo perso, perché nel senso poi 3 e meno 1 2. Comunque sia, detto questo, secondo me Paolo sa può essere meritato dopo il colpo di primo allivio. Fate voi. Ok. Paolo, che dici? Io sto sempre alla contadina di prima. Mi chiamo, non te lo dico, mi chiamo Giocasta. È meglio di no. Però sono una contadina proprio tranquilla, facevo pomodori da prima. Sono sempre stata caruccia, vedo la contea e basta. Però io ho detto, sono buona. Buonissima. Volete aggiungere qualcosa? Vai, si vota. C'è allora, Ant-Man che aspetta. Povera Valeria, non ha potere. Valeria. Possiamo discutere un secondo? Tanto in realtà sì, io, dai. Content. In teoria no, però. Non può finire. Vabbè, è uguale. Tanto comunque decido io. Era solo per includerla democraticamente. Ok, anche se sono un... il mio voto non conta niente. No, però... Allora, per speculare così, per chiacchierare. Allora, ragazzi. In realtà, Meriador... cioè... non è confermato buono. E... c'è una cosa particolare di Paolo. Si sta riferendo a se stesso al femminile. Io non vorrei che lui abbia la carta del villico donna. C'è una carta del villico donna o sono tutti Livio? Perché se sono tutti Livio in questa... non rispondete, sono domande che lancio lì. No, forse sono tutti quanti uomini, perché Nicolò è un maschilista. Ha messo solo le donne nei ruoli cattivi, capito? No, maschio e femmina nel mazzo originale. In quello di Nicolò forse sono tutti Livi. Sono tutti Livi. Quindi forse non conta un cazzo questa cosa. Però, al di là del fatto che Dexter e Paolo ovviamente hanno fatto proprio baci e bracci, però uno il boia non conosce l'identità dei lupi. Ma vabbè, che te devo dire? Cioè, Gianluca sta incazzatissimo. Continua a votare Meriador. Non ha informazioni, in realtà. Chi lo sa? Valeria, vota. È tempo di votare, Valeria. A Paolo. Tutto nelle tue mani, signor Marra. Un po' un casino perché Alex è cattiva, ha votato sempre Paolo. Magari perderà gli altri. Dai, su, andiamo così. Io voto. Mamma mia. Non vorrei stare nei tuoi panni. Devo pensare al tuo comportamento. Io me ne andrei. Sto ripensando alla partita a retroso. Fai passare gli highlights, Marco. In questo momento. No, c'è solo una cosa che voglio aggiungere. Voto persona X, poiché, poi se ci ha curato bella, poiché Meriador ha suggerito la strategia del turno in cui Valeria doveva uccidere me, quindi voto Paolo. Bravo Meliador, bravo, te lo sei meritato! No! State zitti, hanno vinto i lupi! Non sono il boia! Allora, state calmi perché vi spiego. Aspetta Gianluca, aspetta. È stata strana. Sì, quel turno è stato strano perché... Aspetta. Era il lupo. Era il lupo. Ragazzi, allora raga, vi spiego tutto io prima. Aspettate. No, vabbè, in realtà c'era arrivato, però non mi tornava sta cosa perché in quel turno specifico... Lo spiego io perché... dimmi un po'. Allora, amministratore Valeria, boia Alex, lupi Meliador e Dexter, cavaliere Livio, veggente Gianluca. Prima notte, lupi ammazzano Gianluca, Livio protegge Gianluca, top. Seconda notte... Come che cazzo io protegge? Era scontatissimo ammazzate Gianluca. Perché io ho detto, sento la spada, sento che mi uccideranno, quindi voi avete detto, il cavaliere lo proteggerà Livio. Marra non ammazzi, te sei lupo. Ma chi ne sai che io sono... ma no, ma aspetta, tu sei morto al primo turno.
tu sei morto al primo turno la prima partita. Eh sì. E quindi l'unico era lui. Cosa è successo poi? Gianluca la prima notte ha visto Meliador Lupo. Quindi lui dalla prima notte lo sapeva. Ho capito che era così la cosa. Perché continuava a votare solo me. L'hai capito? Cioè, tu l'hai capito che... No, lui era veggente. Io pensavo fosse il cavaliere. Allora, che cosa è raga, successo? Ma io ce l'ho arrivato che era Meliador, però... Gianluca, però... E ha indovinato. E i lupi la stessa notte hanno ammazzato Gianluca. Quindi è morta una persona perché entrambi avete ammazzato Gianluca. Ma ha fregato lì perché io... Alex ha ammazzato Gianluca. Io alla fine ero convinto che fosse Meliador, però non mi tornava una cosa. Nel turno in cui ci siamo messi d'accordo su Valeria, indica me e Livio mi protegge. Cioè, troppo rischioso là, perdi un turno, capito? Che testa a pera, ma cioè, no, io mi sono fatto passare da boia. Diciamo che Paolo è apposta, illeggibile. Io non è che ho fatto un errore, l'ho fatto Paolo apposta. È illeggibile. Era troppo... No, è vero. Guarda, posso dire una cosa? Avrei votato te se avessimo avuto l'altro mazzo. Ah, vabbè. 100%. Invece... In sì, cioè, effettivamente è a caso. Sì. A caso, sì, perché c'è Livio nei villici, sì. Capito? Però ho detto no, là era un indizio in più. Vabbè, secondo me... Vabbè, è stata particolare la partita, eh. Sì, ma a me più che altro Gianluca che votava te. Io ho detto, infatti, se lui rimane vivo è sospetto comunque. Tanto per quello, però sì, è la cosa Meliador, però tu sapevi che Gianluca era buono confermato e continuava a votare Meliador. No, è vero. Cioè, però l'unico che era sicuro al 100% di Gianluca è vero, era buono. Il problema è soltanto uno, che Gianluca è Gianluca. È vero. Ok. Sì, è ma vero. Esatto. È l'unico problema. È vero. Nessuno si professa veggente. No, è tutto vero. La cosa, infatti, io non ho mai escluso perché per me tanto in quel turno non sarebbe morto nessuno, perché avremmo fatto la cosa con Marra. Marra ha confermato buono, tre confermati buoni. Ho detto poi si aggiusterà la situazione. No, poi sono morto. Con la giocata... Però da morto hai votato Paolo. Con la giocata no, con io ho votato Paolo per fargli andare 3-3. Perché la cosa mia, no, la cosa mia è che se io voto Meliador, lui va a 4, lui va a 2, raga, e poi si può creare lo stallo. Raga, non è assurdo perché io e non volevo creare lo stallo. Avuto la stessa intuizione, quindi io... Dato che sì. È la mia ultima serata qui, ho dai, detto, Alex, per favore, non dire. Facci un sorriso. Ho detto tanto, no. Anche se sbaglio e muoio, comunque, che cazzo me ne frega. Meno male. Però con quella cosa io, cioè, non si sapeva chi era il boia. Cioè, quindi... Cioè, sì, è stato utile. No, oddio, in realtà ci è andato male, perché se fossero morte due persone... Quel turno io avrei detto uno dei due è il boia che ha provato a ammazzare, sarebbe stata molto forte da parte mia. E il fatto che è morta una persona in realtà è stata una sfiga, perché abbiamo indicato la stessa gente. Però fortunatamente il turno in cui erano Dexter e Alex, io a un certo punto ho detto: se arriva a me, io salvo Alex, perché Alex deve ancora usare il boia. In realtà l'aveva già usato, ma nella mia testa lo doveva ancora usare. Quindi ho detto: se arriviamo pari e decido io, ammazzo Dexter per far usare il boia su Livio. E invece lei aveva fatto e prima invece di invece l'aveva già usato. Meno male che hanno votato tutti i Dexter. Quindi ho detto vabbè, cioè, tutti Alex. Quindi ho detto vabbè, Alex, uccidiamo Alex, sti cazzi. Tutta responsabilità degli stronzi che al primo ballottaggio hanno votato me invece che Meliador. Questa partita si sarebbe conclusa molto più brevemente. È vero, però io ho detto: se è il lupo, è talmente stupido che esce al primo turno quando nessuno è morto da cavaliere. Ho detto: è una cosa che farebbe un buono. Perché? E poi ho detto: aspetto, lo proteggo, e se non muore, i miei sospetti ricadono su di lui. Poi, però, si è creata sta situazione strana in cui lui se ne esce così. E cioè, è stato tutto conti. Molto Aspetta, particolare. Se si ammazzava Paolo a quel turno, vincevamo? Eravamo 1, 2 e 3. Vincevamo lo stesso? Se invece di morire te moriva Paolo, sì. Perché poi rimanevamo certo. In 4 con 2 lupi. Certo, certo. 4 o 2 lupi, sì. Ma infatti io gliel'ho detto. Però la giocata di Dexter ha messo i dubbi su Paolo. Certo. Perché certo. Se no, se loro invece si andavano contro e si bersagliavano. Vabbè, ma perché lui sapeva di essere morto, certo, nel momento in cui ha fatto la figata completamente. Sì, però comunque scoppale. Dovete considerare il voto di Gianluca. Ma io l'ho fatto, però il problema è stato semplicemente che per me era Meliador. Sul finale, anche perché poi con il linguaggio del corpo mi ha detto se mi sono arreso, mi hai scioccato. Poi però ho detto, porca troia, però... Cioè, in quel turno lì in cui ci siamo messi tutti d'accordo con la giocata Valeria Livio, uccisione me, lui è stato tra i primi a dirla. Ok, quindi sì. Da lupo butta una notte e Paolo è leggibile.
Quindi dico, boh, con Dexter effettivamente avevano fatto dei giochetti per amicizia, però poi Dexter era ovviamente cattivo. Quindi bravo pure Dexter, devo dire, eh? Perché Dexter ci ha deragliato, se no io l'avevo ucciso. Però vabbè, dai, ci sta, raga. Avete giocato bene tutti i cattivi, eh? Complimenti. Complimenti. Allora comunque mi sono dimenticata di dirvi che dovevate per forza uccidere Marra. E infatti, cioè, mi sono dimenticata proprio, infatti ho detto... Io ho aperto gli occhi, gli ho fatto... Cioè, posso fare come mi pare? Ah, ok, ok, sì. Ok, ok, ok. Ho capito che non è morto nessuno, ho detto ok, poi se ricordassi, no, vabbè, ma l'ho Cioè, perché l'ho io dentro di me lo sapevo, ma mi sono scordata di dirvelo. No, vabbè, comunque questo. Top team, avete giocato da Dio. Sì, allora, ragazzi, grazie mille. Noi ci vediamo domani alle ore 15. Ringraziamo i nostri fantastici ospiti. Ma giuro che sono sul serio, vabbè, ottimo così. E viva la sportività sempre. E grazie mille a Paolo, spero tutti sia divertito qui con noi. Mick. Bravo che hai ucciso Livio. Grazie a voi. Che hai detto? Bravo che hai ucciso Livio. Devi parlare al microfono. Ah, beh, culo. certo. Dai, vi ringrazio, davvero. Ciao, grazie, ragazzi, Paolone. È stato bello. Ciao. A domani ore 15 come al solito. Punto Escalativo Party. Ciao. Che squali state arrivando. Registrando, aspetta, dove cazzo sono le cose? Tutti al bagno.